Benvenuti nell'episodio 0 della Big Vanilla 2. Quest'oggi vi presentiamo ufficialmente la serie, tutti i suoi partecipanti, vi mostriamo il seed e vi spieghiamo il tema di questa serie, dato che sarà particolare. Direi di partire dalla mia skin, forse è la cosa che ha più senso commentare subito, perché effettivamente si è nata subito. Dove sei tu, tra l'altro? Lì perché, giù. Perché sei là? Perché comunque, non lo so, tutto preso a parlare, non ti volevo interrompere. Capito, ma c'è, bisogna stare... C'ho la peste, non lo sapevo. Devi stare a distanza di sicurezza. Ti stavo guardando, era bello però vederti da lontano. Sembravi di quei personaggi famosi, no? Sono bello solo da lontano. Che vedi lì. Allora, perché ho questo vestito? Perché sarò il presentatore della serie. Partecipo pure, state tranquilli. Ma presenterò anche la serie. Non abbiamo il budget per avere un presentatore a parte. Quindi ho detto, quest'anno faccio il presentatore della serie. Perché la Big Vanilla 2, e in questo momento vi facciamo poppare anche il logo che secondo me è molto 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 carino, sarà una sorta di reality show. E quindi un reality show deve per forza avere un presentatore. E quindi dato che abbiamo un presentatore a parte, ho detto lo faccio io. Cosa intendiamo per reality show? La Big Vanilla 2, a differenza della Big Vanilla 1, avrà una classifica. Ok, ma... non pensate subito alla Big Hardcore perché è totalmente una roba diversa. Secondo infarto. Secondo infarto, non stiamo facendo una cosa come quella. Avremo una classifica settimanale con dei punti che si baseranno su una prova che ogni settimana sarà da affrontare per tutti i partecipanti, ma che sarà appunto diversa ogni volta. Quindi saranno sfide sempre diverse, ma non saranno basate sul tryhard. Quindi killa l'Ender Dragon mentre fai le piroette, canti una canzone di John Travolta e balli non so che cosa. Però era una bella sfida. E c'è un'altra cosa molto interessante che serve a differenziarci dalla Big Hardcore. Infatti in questa serie avremo un numero limitato di ore di gioco settimanali. E la prima settimana, e non vi dico quale sarà la prima prova, lo scoprirete nell'episodio 1, saranno 3 ore di gioco totali nei 7 giorni. Questo cosa ci serve? Ci serve a limitare drasticamente il tempo in cui un giocatore può giocare, a limitare le persone che magari vogliono tryhardare brutalmente e avere un sacco di vantaggio sugli altri, e a dare anche più significato ad ogni azione, perché costruire una casa quando hai le ore di gioco limitate è un altro paio di maniche. Ma non è tutto qui, perché noi potremmo usare i nostri punti della classifica per comprare altre ore di gioco, e quelle ore di gioco potremmo utilizzarle noi o darle ad altri giocatori, e quindi creare alleanze, creare... scombussolamenti vari, possiamo salvare letteralmente persone dagli ultimi posti in classifica, piuttosto che... è tutta roba che farà parte appunto di questo reality show, che secondo me renderà il tutto molto divertente e frizzantino in un certo senso, perché mi immagino già cosa tutto succederà. Allora, questo sarà letteralmente lo spawn point, e in questa zona verrà creata una piccola costruzione per la classifica, perché la classifica sarà fisica, quindi bisognerà andare in questo punto per vedere quanti punti si hanno, e saremo appunto tutti i partecipanti messi in un modo particolare, vedrete perché sarà molto carino, con appunto i propri punti in classifica. Abbiamo invitato i partecipanti della Big Vanilla 1, ovviamente, ma non volevamo neanche avere il numero di partecipanti della Big Hardcore, perché il principale problema è stato proprio quello. Eravamo tantissimi, di conseguenza tante teste, tante personalità, tanti caratteri, e di conseguenza un numero molto maggiore di probabilità di litigare. Quindi quello che è successo nel Big Hardcore non volevamo ripeterlo, e va bene aver sperimentato, aver scoperto che non è una buona idea fare una serie così grande con quel tipo di regole, ma non vogliamo commettere un errore simile. Vogliamo fare in modo che la Big Vanilla 2 sia una serie che duri, che vi piaccia, che diventi un nuovo ricordo da avere negli anni, un po' come è stata La Vita in Città e un po' come è stata la Big Vanilla 1 stessa col Big Ladder e tutto quanto. Di conseguenza non vogliamo commettere lo stesso errore, quindi abbiamo deciso di invitare i partecipanti a Big Vanilla 1, e adesso vi diciamo chi ci sarà della Big Vanilla 1, più un po' di persone che secondo noi aveva senso invitare della Big Hardcore. Non abbiamo invitato tutti perché non potevamo essere tutti, e abbiamo diciamo cercato di ragionare su un concetto di probabilità di scontri e litigi diminuita al minor numero possibile in base ai caratteri, quindi quanto una persona stava simpatica alle altre persone, quindi non tanto a noi ma in generale ai partecipanti della serie, e quanto quella persona comunque diciamo ha mostrato nella sua carriera e nella Big Hardcore di essere più o meno problematico. Questo è stato un po' il ragionamento al fine di tutelare voi che dovete guardare la serie, che vi affezionate a questa serie, che non vi vogliamo mostrare un'altra serie che dopo un mese si ferma. Quindi
Abbiamo dovuto fare delle scelte sotto questo punto di vista. Per forza di cose penso che lo capiate che bisognava fare delle Qualcuno scelte. Qualcuno ha spalancato la porta nel mentre. Penso sia stato qualche gatto. E questa è la prima premessa. Dopodiché abbiamo invitato tutti i partecipanti a Big Vanilla, ma vi dico direttamente chi partecipa e poi facciamo dei ragionamenti, perché non riesco a dirvi questi erano dalla Big Vanilla 1, questi nomi in casino, basta. Allora, ci siamo io e Fere, ovviamente. Io non so se partecipo, però. Saranno in ordine alfabetico, credo, perché li sto prendendo dal gruppo WhatsApp, perché altrimenti non me li ricordo. Ci sarà Carly, ci sarà Carpi, ci sarà Dr. Cat, e quindi qua abbiamo già tre partecipanti che non c'erano nella Big Vanilla 1. Abbiamo Bella Faccia, abbiamo Kendall, entrambi i partecipanti a Big Vanilla 1. Abbiamo Lightning, che non ha partecipato alla Big Vanilla 1 ma alla Big Hardcore. Abbiamo Loco, che invece c'era. Abbiamo Loki, che non c'è stato nella Big Vanilla. Abbiamo Marcia e Mark, ovviamente, che ci sono stati. Abbiamo Kenoya e Nico, che c'erano nella Big Vanilla 1. E infine abbiamo Poggo e Sparks, che anche loro non hanno partecipato alla Big Vanilla 1 ma c'erano nella Big Hardcore. Questi sono i partecipanti. Ci sono ovviamente alcuni dei partecipanti della Big Vanilla 1 che hanno deciso di non partecipare, chi perché era troppo impegnato in questo periodo, chi perché ha smesso di portare Minecraft, chi perché sta facendo totalmente altri progetti e vuole focalizzarsi su quelli. Quindi ognuno giustamente ha preso la scelta che ritrova più corretta per il proprio canale. Giustamente, ragazzi. Che è giusto così, perché i tempi cambiano dalla Big Vanilla 1 ad oggi. Sono passati 2 anni, credo, una roba del genere, quindi giustamente tanti canali sono cambiati in vari modi, hanno puntato su altro e così via, e di conseguenza qualcuno non reputa più partecipare a questo genere di serie la scelta migliore per il suo canale. E va bene così, e ha senso così. Benvenuti ufficialmente nella Big Vanilla 2. Qui di fronte a me ho tutti i partecipanti, anch'io sono un partecipante ma anche presentatore, perché non ci abbiamo i soldi per i presentatori, perché siamo youtuber se non lavoriamo in TV. Ma benvenuti a tutti quanti. Vi spiego rapidamente le regole, poi partite perché non vi sopporto, avete già fatto un casino, 2 ore e mezzo per iniziare, quindi muoviamoci e siamo veloci. Prima cosa da sapere: scrivete in chat / timer e vedete quanto tempo di gioco vi resta. Questo è il tempo con il quale voi dovrete affrontare la prima prova durante i 7 giorni. E tranquilli, torniamo al tempo ottimale nel momento in cui finisco di spiegarvi tutto. Quindi tornerete alle vostre belle 3 ore. Che cos'è la prima prova? La prima prova sarà costruire una casa che verrà giudicata da un ospite la prossima settimana. Che grazie Carly. Le orecchie ce le ha anche da offline, stiamo tranquilli. Dicevo, ci sarà un ospite che giudicherà le case di tutti, non sarà un esperto, quindi potete giocarvelo anche su cose ironiche, su cose particolari, ma c'è una regola molto chiara: se mettete cartelli o indizi che fanno capire che è la vostra casa, in quel caso vi beccate meno 20 punti a priori da tutto. Che cattiveria! Quindi molto semplicemente voi fate la vostra casetta e non dovete far capire che è la vostra casetta, in modo tale che la persona che giudicherà le vostre case non saprà di chi è la casa e quindi potrà dare un voto imparziale. E questa è l'unica regola reale che avete. Per il resto avete le vostre 3 ore di gioco, dovete fare la costruzione migliore che volete. Potete fare 1 video, 2 video, 3 video, potete farne solo uno, potete fare quello che vi pare. E alla fine di questa settimana, in base ai giudizi e quindi ai voti che verranno dati dall'ospite, non so neanche parlare come presentatore, licenziatemi, vi prego, lo faccia qualcun altro. Sei fuori. Ma c'è un altro col tuo vestito. E infatti, abbiamo già sostituito. Vieni, Bella Faccia, vieni a darmi una mano. Vieni qua, continua. Abbiamo lo stesso vestitino. Guarda che bellini che siamo. Che poi ho la cravatta leggermente più rossa. Però comunque però è totalmente copiato la skin alla fine. È vero. È più bello lui. E vi sto dicendo che verranno dati punti in base ai giudizi. E dopodiché subentreranno tante meccaniche in più, perché voi potrete decidere di regalare una parte dei vostri punti a qualcun altro, di comprare delle ore di gioco aggiuntive per le prossime sfide utilizzando una parte dei vostri punti. Avrete un bel po' di possibilità. I punti non sono soltanto punti in classifica, ma vi dico un'altra cosa: i primi 3 in classifica avranno dei bonus la prossima settimana, gli ultimi 3 avranno dei malus, quindi preparatevi. Ti puoi dire già i malus, che così io sono sicuro che... No, ti posso soltanto dire che nessuno verrà eliminato dalla serie nella prima settimana. Quindi il peggio del peggio non ci sarà. Nel caso io facessi la casa con scritto il cartello Staff 2017, c'è qualcosa? Meno 20 punti a priori.
È boicottabile. Qualunque nome metti è meno 20 punti. Ah, ma cavolo. Tanto ci sono le prove su Vito. E se metti 5 nomi sono meno 100 punti. È una figata, capito? È Carli, se Carli credo che avrà delle difficoltà a buildare oggi. Questa è la classifica. Ovviamente molto al momento bello. Abbiamo tutti 0 punti. Quando vengono dati i punti si aggiorna la classifica. E quindi possiamo vedere in tempo reale come siamo messi. Piccola cosa, mancavano due partecipanti in questo primo momento, perché non siamo riusciti ad essere tutti online, che sono Loco e che è Loki, che non essendo mai entrato appunto ha la skin che non si vede ancora. Bene, muoviamoci, non perdiamo tempo. Questa è casa nostra. Alla fine l'abbiamo terminata perché teoricamente era la cosa più sensata per poi arrivare al giudizio. Alla fine ci sono stati un po' di ambaradam che capirete dopo, e quindi vi facciamo almeno il tour per vedere completamente la nostra casa fatta in 4 ore, che alla fine ha fatto Fede tendenzialmente. Esatto. Io mi sono occupato di fare il presentatore, di fare il mio lavoro. Quindi si arriva da questa zona. Si trova come prima cosa questa stradina che da una parte ci porta dalle nostre belle pecore che iniziano ad essere tantine, ed è molto carina secondo me tutta la zona stalla, perché guardate che cura, c'è anche la zona acqua, la zona cibo. Hai visto? Molto carino. Mentre se seguiamo la stradina da quest'altra parte, noi continuiamo a camminare in questo modo e arriviamo nella nostra casa. Che secondo me, vi devo dire, è sicuramente la miglior casa che abbiamo mai costruito. Ah, assolutamente. Non che ci volesse verità. Tanto, no, lo infatti. So, non è che avessimo proprio sto gran curriculum di case costruite su Minecraft. Però devo dire però che contando tutte le schifezze che io ho fatto durante la mia carriera di Minecraft, devo dire che almeno qui, secondo me, abbiamo raggiunto un buon risultato. Perché secondo me, io penso che saranno fieri di te, ce l'avete chiesto un sacco di volte nelle vaniglie di costruire noi. Finalmente lo stiamo facendo con impegno, anzi lo sta facendo con impegno Fere, e io spero che siate felici. Da questa parte abbiamo una zona panchina, che in realtà è una salita, vero? Però sembra sì. Una panchina. È molto, a me piace proprio perché sembra una panchina. Va bene, può essere entrambe le cose. E invece la casa da qua risulta in questo modo. Qua abbiamo i miei bellissimi salmoni. Però ho voluto mettere anche un po' di ste foglie. Sono parzialmente allora, contrario, però ci posso non stare. Mi è uscita molto bene perché mi mancano le foglie. Come si chiamano? I lilipad. Non so se sì. Si chiamano così su Minecraft. Dobbiamo trovare una palude. Marcio ha detto che me li avrebbe procurati comunque. Che lui ce li ha, mi ha detto poi te li do. Ha già trovato? Ha già sì, trovato? No, okay. Non me li ha mai dati però. Quindi al momento rimane in questo modo. E lì abbiamo dovuto tappare i salmoni perché risalgono la cascata. Okay. Se vedete c'è il tappo. Mentre è il momento di farvi vedere dentro casa come funziona. Questa è totalmente l'entrata. Molto carina. Si entra da qui. Abbiamo la zona fornaci e lavoro. Qui un quadro che ha anche il passaggio segreto. Vi faccio vedere al volo. Abbiamo messo giusto un blocco d'oro per adesso. Sì. Ma qua è work in progress e la faremo in futuro. Semplicemente abbiamo iniziato a predisporre il tutto. Esatto. Quindi zona fornaci, di qua si sale. Ma prima andrei in questa zona. Abbiamo la postazione da gaming tra 2000 virgolette, ma è carina. Mentre questo da questa parte abbiamo le nostre ceste con tutto quello che abbiamo. Che sono riuscita a fare. Qui uno standardino, qua si può comunque salire per appunto guardare meglio le ceste. Mentre se invece saliamo di qui, troviamo la zona letto stra mega carina. Secondo me questa è molto carina, si può ancora migliorare quando avremo tutto quello che esiste. Però ovviamente ci siamo arrangiati con quello che abbiamo fino ad ora. Benvenuti ufficialmente alla seconda settimana della Big Vanilla 2. Ci facciamo un bel applauso cringe come nei reality show. Yeah, quando si finisce tipo a Pechino Express, quando si finisce la settimana. Bravi, bravi, bravi. Allora. Barbara, tanto bevi, grazie. Oggi siete qui per scoprire la classifica definitiva della prima settimana e per scoprire la seconda prova. Per rendere le cose proprio interessanti, la classifica verrà svelata lunedì. In realtà non è vero, semplicemente il giudice si è beccato la febbre, quindi non possiamo fare il video. Bravi tutti. Bravo giudice. Un applauso al giudice. Non ho perso stato 3 ore così a farla a casa. Però è tutto sotto controllo, quindi noi possiamo procedere. E sarà divertente perché di fatto lunedì scopriremo chi ha i vantaggi e chi gli svantaggi. E già per questo motivo vi consiglio di non giocare troppo magari questi primi giorni della settimana, perché potreste scoprire di avere magari meno ore più ore. E non aggiungo altro. Allora, andiamo avanti. Direi che è il momento di chiamare l'ospite di quest'oggi. Siete d'accordo? Sì. Vai, sì, chiamiamo l'ospite. Ok, chiamiamo l'ospite. Chi è l'ospite? Arriva subito, tranquilli. Fate un bel applauso per quando arriva. Sì, sì. Oggi è la giornata degli applausi. Vabbè, io lo stavo già facendo, ok? Potrebbe essere morto. Ma ecco l'ospite! Non ci posso credere. Un attimo che arriva pure
Il big ritorno! È un po' lei. Eccolo! Raga, ma chi ha il microfono che sta spazzendo? Un rip devastante. Aiuto! Raga! Ma è lui, è quello vero! Ah, dai, mi ha preso con un fulmine! Sta bene. Ciao! Ok, perfetto. Ora possiamo... tornare a parlare. Ecco. Siete pronti? Chissà chi era, vero? È un cliente. Va bene così. Ragazzi, per favore, non vorrei dire, ma tagliamola questa ma cosa. Ma la sappiamo no, è un macello. Infatti funziona così. Dai. La seconda prova si chiama Scopri il Big Ladro. Infatti, uno dei 16 partecipanti sarà scelto casualmente per essere il Big Ladro per una settimana. E il suo obiettivo sarà fare un po' di danni all'interno della serie, senza essere beccato da nessuno. Certo. Bellissimo. È un mix tra Among Us e il Big Ladro, praticamente. Mi piace. Bello. I partecipanti della Big Vanilla perderanno 30 punti se non scopriranno l'identità del Big Ladro entro la fine della settimana. Okay. Damn. E avranno la possibilità di votare una sola persona. Per farlo dovranno votare nel confessionale che trovate dietro di voi. Finalmente verranno giudicate le case di tutti i partecipanti e avremo la prima prova ufficialmente conclusa. Nel mentre Kendall ci scrive in chat, lo possiamo tranquillamente ignorare. Avremo finalmente la classifica aggiornata, la prima prova conclusa e finalmente scopriremo chi si beccherà i premi dei primi tre posti e quali saranno e chi si beccherà i svantaggi, gli svantaggi degli ultimi tre posti e chi se li beccherà, appunto. Quindi preparatevi, questo video sarà con FaviJ, perché se vi ricordate nella Big Vanilla 1 avevamo fatto un video del genere assieme, ovvero lui che dava un giudizio a tutte le case della Big Vanilla 1, e quindi abbiamo pensato di rifare questa cosa con lui come giudice. Finalmente siamo qua pronti a votare le case. Ho un FaviJ che in realtà sarà la sua voce fatta con una I, ma è palesemente un altro giocatore, dato che, come vedete, non è lui. Nel nome, che è palese fake, tutta la vita con sto 4, nella skin. Quindi in realtà non è lui, non sei tu. Allora, posso spiegare. Sono io, ragazzi, sono io veramente. Vedi che anche la voce è un po' strana. Non è vero, sono io, ragazzi, sono io. Vorrei dire qualcosa che sanno tutti per testimoniare il fatto che sono io, ma io non dico mai una mazza di me stesso, quindi non posso neanche testimoniare. A parte che è un figlio. Ho un figlio, sono io. Volevo dire che ho fatto la migrazione dell'account di Minecraft, perché non l'aprivo da un anno, e mi sono ritrovato con questa skin qua. Questa è la prima casa. Ok. La puoi guardare sia da fuori, sia poi ci facciamo un bel tour interno. Ok. È una casa palesemente costruita dentro un albero. Allora, c'è un cane in gabbia, il che porta molto molto in basso il voto di questa casa qua. Ah, beh, carino questo, dai. Vediamo, c'è un piano di sopra. Ah! Questo mi ricorda, se posso dirlo, è un pezzo che io avevo fatto, è una parte di casa che avevo fatto nella mia primissima casa di Minecraft, nel 2010 probabilmente. Avevo fatto praticamente questa cosa uguale, che non porta il mio voto almeno a uno. Attenzione che qua di fianco c'è qualcosa che va a fuoco. Però è un fuoco che non fa bruciare, insomma, l'albero, quindi è da considerare anche questo. Ah no, sì, questi sono i campfire e vengono utilizzati per fare questo effetto fumo bello. Bel 3. Ci sta, sali su questa barchetta. Bellissimo, già qua partiamo. Sembra, per i videogiocatori esperti, una scena di Silent Hill questa, quando il tipo sta sulla barca e non c'è neanche la nulla con quello che sta per succedere, però ok, vai. Preparati. Allora, io mi tengo già tutto pronto, mi becco un copyright. Ma perché? Cosa succede? No! Posso dire, tanta roba. Penso che la monetizzazione di questo video è andata. Se vuoi te la canto io, così togliamola. Ci togliamo l'imbarazzo. Eccoci qui. Allora, guarda subito qua, tartaruga, riferimento palesissimo. Molto, molto, molto bello, molto bello. Apprezzo anche il colore della staccionata, che è di un rosa succoso. Cosa stai facendo? Torna ad allenarti. Abbiamo proprio le citazioni. Le citazioni? Ma questa qua è una persona di cultura. Come house. È una persona di cultura. Aspetta, che devo apprezzare l'esterno, aspetta. No, vada pure, io mi sto qua guardando la casa che... Qua non li ho visti neanch'io. Un lavoro di fino. Ricordiamo che, questo me l'hai detto tu, che questi sono materiali farmati. Allora, questa casa non so di chi sia, ma gli diamo un bel... diamo un... 9, dai, 9. Ok.
solo perché è una delle prime. Ma fosse stata l'ultima, gli ho dato pure 10, perché magari non c'è niente di meglio. Eccoci qui. Adesso io dovrebbe comparirti all'improvviso. Oh mio Dio. No vabbè ragazzi. No raga, follia. Ti voglio bene. No ma no vabbè, ma pazzesco raga. Pazzesco. Te l'avevo detto che ci aveva messo un impegno incredibile. Questa cosa è assurda. A me è sparita la casa all'improvviso. Sai che è veramente molto... Ma è partita la musica. Io non sento niente. È partita una musica. Le avrei dato 9, ma 9 l'ho dato prima a Came House. Il 10 me lo tengo ancora buono, darei 8. Ok. Allora, sempre 4 ore farming e building. Yes. Noto che il colore rosa in questa vanilla qua è utilizzato tantissimo. Cioè, perché questo rosa? È uno dei nuovi blocchi del cherry che vedi qua, quest'albero qui bellissimo. È il meta. Diciamo che adesso il blocco rosa è il meta. Esatto. Bellissimo, un esterno importante, imponente. Una casa che, insomma, ha carattere. Perché la forma principale nel primo piano vedo che è utilizzata in maniera simmetrica, nel secondo piano invece no. Mancanza di pavimento, questa cosa non me la spiego. Non evidentemente me la spiego. Le 4 ore qua hanno colpito duro. Però bisogna tenere conto di questa cosa, anche del fatto che questa colonna è fatta di pietra con un terriccio alla fine, insomma. Devo dire, l'interno nettamente... L'interno lascia un po' desiderare, insomma. Sì. È una casa che di fuori ha carattere, si presta molto bene, è molto competitiva, ma internamente, insomma... Qua c'è stato un all-in esterno. C'è stato un all-in esterno. Ecco, ha comunque il suo perché, è bello anche l'utilizzo degli alberi così, delle zucche, lo apprezzo. Internamente però sì, devo dire, se io devo bilanciare l'interno e l'esterno sul 50%, se do il voto massimo all'esterno e all'interno do il minimo, devo dare un 5. Non do proprio completamente il minimo perché la forma c'è, vediamo un 6. La vedi già sopra quella montagna? Sì, ok. Ok. 4 ore. Tutti i materiali e la build. No, è impossibile. C'è un timelapse di questa roba qua. Utilizzo delle scale sopraffino, perché sono le scale morbide, quelle che, insomma, accompagnano alla vista di questa splendida... E le ginocchia. Magione di stile nipponico. Bellissima l'entrata con questa scala imponente, col sottoscala utilizzato per lavorare. E con questa grandezza a casa l'interno è fatto. Piano di sopra non da meno, con l'utilizzo di piante per abbellire, un sacco di... Ah, bello l'utilizzo delle ceste così per non lasciarle così... Lasciando la finestra disponibile da esatto, vedere, esatto, è carino. Con anche un bel quadro, molto bello. E guarda molto bello. Anche vista balcone, che insomma... Fortunatamente il 10 è ancora utilizzabile perché ho 5 case in più extra e quindi diamo un bel 10, non so cosa potrei dare, se non 10 qua è impossibile. Allora, circunnavigo, okay, perché voglio apprezzare l'esterno. Vuoi venire anche tu? Vieni. Sì, ti seguo. Possiamo notare qua subito che non è lasciato al caso un esterno con dei fiori ottimi, utilizzo delle scale, lo apprezzo, la lanterna. Questa casa è splendida. Tra l'altro, costruire sull'acqua non è mai banale in survival, e quando hai 4 ore è ancora meno banale. Bello l'interno, non particolarmente curato, ma comunque molto molto bello, apprezzabile. Questa casa è più per esterni, ovviamente. È piccola, però una casa così piccola ha senso, cioè io sono fan... Ah, anche il camino, non l'avevo visto. Io sono Se fan... Se non sei un marci, una casa piccola è meglio di un enorme, secondo me. 8. Ci sta. Bellissima la zona, se posso dire. C'è la montagna, la caverna, che apprezzo. Mi piacciono queste zone con le montagne vicino perché sono molto comfy. Guarda da qua, perché queste sono i nuovi Minecraft, hanno ste robe incredibili. Avrei usato una doppia porta per una casa di questa stazza. Ci sta, è vero. Bel tappeto, bel divano. Beh, bello il divano, carina come idea. A me il divano, se posso essere sincero, mi piace. Mi è sempre piaciuto sempre con i cartelli di fianco. Ok. Quindi il divano... Però questo sta più di divano moderno. Di divano moderno, sì, ha senso. Bella la cucina con isola. C'è un buco qua. Ah no, perché si può salire in due modi. Esatto, bene. L'ha reso e più c'è comodo. Un letto con la finestra, che apprezzo moltissimo. Moltissimo. Carino, sempre, sempre lo stesso fiore, eh? Sempre lo stesso fiore, avrei usato due fiori differenti. E poi abbiamo, insomma, sempre un fiore lì in alto con la finestra qua. Due chest e qui balconcino. Il balconcino. Ah, molto bello. Allora, la chiamerei la casa del fiore viola, perché c'è solo questo fiore. Mi piace. E gli do 8, che non posso darle 7, è troppo bella per un 7. Ci sta. Ok.
Bella, dai. Però è una bella forma. È una casa aggressiva, aggressiva. Vero? Una bella forma, bellissima forma. Vediamo se è simmetrica. È simmetrica, sì, quindi è perfetto. Mi piace che si vedano queste coltivazioni attorno. Secondo me c'è troppo fuoco, per, cioè, nel senso, un po' meno. Perché magari era, era arrabbiato. Ok, dietro, sta su due piani. Due piani, nel senso che ho visto già da fuori il piano interno, che il piano terra non è proprio tanto... Ecco, c'è un cane depresso, guarda. Scusami, come si sale al piano di sopra? È solo estetico? Eh sì, è solo... Ok, per adesso non ha nulla, è vuoto. Ah. Ci siamo impegnati un pochino Secondo me ha giocato il tempo. Il tempo ha giocato malissimo. Mi sa di sì. Allora, non è brutta l'idea. No, l'idea è carina, è diversa dal solito. È solo che non è portata a termine. Ci sono un po' di cose. Tipo il fuoco l'avrei messo un po' meno. Qua davanti ci sono delle robe, vabbè. 4. Allora, ecco, l'utilizzo dell'esterno così a me non mi ha mai fatto impazzire. L'effetto, cioè, strada così. Sì, un po'. Però vabbè, nel senso, è una roba solo di gusto, perché in realtà è apprezzabile. L'esterno molto bello, molto bello. Sì. Molto. Allora, basic anche nei materiali, questo non si può nascondere. Alla fine sono tutti materiali base. Sì, beh, legno pietra, sì. Legno pietra. Molto standard. Però vabbè, dai, insomma, la massiccia, casa... credo sia la seconda più grande, per ora, vero? La casa massiccia, abbiamo un bel quadro. Sembra tipo di essere entrati in una casa di Pulp Fiction. Non abbiamo un corrimano, molto male qua. Qua rischi morte. Qua rischi morte. Questa casa è la più pericolosa. Se non sei inciampato prima, rischi la morte dalle scale. Vabbè. Anche qua ti puoi suicidare dal coso qui. Quali voti non ho dato? Allora, non hai dato un voto non troppo cattivo 5, altrimenti è il 2, l'1. Io darei il 5 qua. Oh, eccoci. Ah, bene. Un po' di polli qua, allora, un ponticciattolo. Un po' di polli, va bene, con questa staccionata, ti prego, per favore. Vai. Mettila qua, perché... Stavano per scappare tutti i polli, palese. Non si poteva vedere, ecco, questo è il fix che bisognava fare. Perfetto. In questa casa qua, va bene. Abbiamo un vortice per morire quando torni a casa ubriaco. Poi abbiamo una porta là in fondo che è tutto fuorché simmetrica, va bene. È vero. Che queste cose non le posso non valutare. Però andiamo avanti. Più stanze. Finalmente un multilocale. Bello, molto cozy, molto carino. Poco arredamento di qua, perché c'è molto muro. Un quadrino l'avrei messo, qualcosa tipo piante, vabbè. Cosa ho dato a Mark? Mark ha dato un 5. Non posso dare 7, non le posso dare 7. Do 5. 5? Perché ho dato 5 a Mark, okay. Non posso dare di più a questa. È una scala. È una scala che porta ad una casa sulla parete montagna. Parete montagna, vediamo. Tanto queste scale, se corri, le fai che sembri Usain Bolt. È vero. Entri dentro. Però è un po' pericolosa questa situazione. Scusami, cioè qua ci muori. Oh, oddio, ma cos'è? Ma l'ha fatto apposta, è palesemente un troll. Sì, secondo me voleva ammazzarci. Vabbè, ragazzi, potrei dare anche 10, ma 1 qua, vediamo. Stai cercando una scusa per dare un 1, pare. Sì. A tutti i costi. Bello! Ah, qua è dove saresti morto. Sì. Quindi qua viene a raccogliere i cadaveri. Ma perché? Non lo so, cioè, te lo giuro. Perché questa scelta? Che tanto per salire e scendere ci mettiamo un'ora e mezza. E noi l'abbiamo giustamente fatto. Quali voti ho disponibili ancora, scusa? Avevi l'1, il 2 e il 7. Case da 1 e da 2, io temo che non hai neanche una. Allora le do 2. Sai che mi sono incastrato? Vedi, perché ti devi... Ah, devi anche... No, vabbè, raga, allora 1. Le diamo 1. Vuoi dare 1 per sto motivo? 1 per il tentato... Per la tentata uccisione. Te la sei presa per il tentato omicidio. Capisco. Sarà quello. Ci sta. Bellissima da fuori. Da fuori mi ricorda la casa delle streghe. Ok. So perché. Tipo, mi sa di Hansel e Gretel questa cosa qua. Materiali vanilla vera. Questo è vanilla OG. Questa è vanilla OG. Il Prime Minecraft. Allora, una porta singola... Su una casa di questa dimensione, un po' poco, però vabbè, entriamo. Crafting table all'entrata, che può essere utilizzata come zerbino. Vabbè, è un
modo di vedere le cose, ci può stare. Pietra, pietra pura. Posso pietra dirti pura. Che io la cobblestone dentro casa. Neanche a me. Mi sa molto di. Però vabbè, dai. È più un rifugio che una casa. È un rifugio, è un rifugio. Allora, abbiamo il piano di sotto. Finalmente un basement. Ben arredato, devo dire. Sì, sono piaciuti i fiorellini che hanno messo qua. Bello. È bello anche questo tavolo da biliardo che c'è qui. Vero. Due piani superiori. Due piani superiori. Okay. Il giudice è un figo. Non ti comprerai una mazza. L'ultimo piano è ancora peggio. Il letto così da solo era meglio non metterlo, secondo me. Secondo me era anche meglio non metterlo. Do un 5 perché non è da 2, dai. Non posso dare 2, non posso dare 7. Ah! Sei messo male perché... È una casa? Sì, è una casa. Perché o voti questa 2 o una delle prossime 2. E nessuna delle 3 perché ormai ho visto tutto. E quindi so quali sono le ultime 2. Nessuna delle 3 merita un 2. Beh, se posso dire la verità, non è che mi stia facendo impazzire particolarmente qui. Non è da 2 assolutamente l'esterno, però è diverso dal solito. Molto. Abbiamo una sorta di piccolo ingresso iniziale con tutto quello che serve per sopravvivere. La serie, okay. Se non vuoi entrare nel vero in casa, fai tutto qui. Fai tutto qua e basta. Poi entriamo e ci sono due. Perché le crafting table per terra, ragazzi? Quindi è utilizzata come tecnica anche qua, vedo. Ti giuro che anch'io non lo so, però. Comunque l'interno è incredibilmente standard per adesso. Andiamo al piano di sopra. Ah, basta, è finito. E beh, perché finita era stretta, stretta. Le darei 4-5 di norma. Però okay. Se manca il 2, io sfrutterei adesso il 2. Perché non saprei quando darlo. Allora, questa è la zona che parte. Totalmente billata, evidentemente. Okay. Da qui partono i sentierini. Bello. Zona bello. Pecorelle con stalla. Eri già andata alla casa tu, ok? Seguiamo la stradina. Da qua. Ah, incavata. Ah, claustrofobico. Claustrofobico, però un bel quadro. Un bel quadro per togliere claustrofobia. Ok, zona fornaci. Zona fornaci. Ah, c'è anche la parte dietro. Ah, bello. Ok, qua abbiamo scrivania e zona chest. Ecco, vedo poco utilizzo di questi. Che qual è il nome tecnico di Minecraft? Banner. Guarda qua che bello. Si vede il piano di sopra da qua. Ok. Questo è molto bello, se devo essere sincero. È tutto collegato. Tutto collegato, piano di sopra. E quindi bello. Soppalco con bellissimo. Zona letto. Questa scelta di collegare le cose, anche le mensole qua incavate, molto belle. Veramente poco spazio all'interno, ma ben sfruttato. Cioè, veramente uno spazio. La casa di un giapponese. È una casa giapponese incavata in un muro, sì. È piccolissima. Però è sfruttato benissimo lo spazio. Quindi avrei dato un 6. Ok. E quindi la media fa 7, le do 7. A prescindere dal fatto che le debba dare 7 o no, perché mi manca quel voto. Ma le do 7 perché effettivamente merita un 7 questa casa. Esterno, bellissimo. Anche bellissimo, a me piace un sacco questo. Bello. Caminatina così easy sulla casetta. È ruscellino, ruscellino bello. Ok, ok. Qua, attenzione a salire la scala perché ti puoi tranciare una gamba. Sì, è pericolosissimo. Bellissimo, bellissimo. Posso dire che c'è un gran gusto comunque. Gran gusto, cioè, gran gusto. È piccolo ma è usato proprio ma perfetto. Caratteristico, nipponico anche questo. Nipponico anche questo, abbiamo anche carino. L'uso del vetro. Vedi? Questi dettagli a me piacciono. I dettagli sono apprezzabili. Non so se darle 7 o 8. 8. Ci sta. È una casa da 8 pieno. Chi è? Conosci la persona e sai che è il tipo di persona che, a cui non avresti mai voluto dare un 2 perché ti viene a cercare a casa. È la madonna. Che noia. Ah, che noia. Ah, ok. No, che noia anche. No, 10, 10. 10, 10. Abbiamo 10 perché noia. Brava, che noia. Bravissima. Marci, in quanto primo posto, deve decidere chi... Tra Dr. Cat, Carpi e Lightning finiscono in prigione per un'ora di gioco obbligata. Sono su Ruota Online e ho messo Dr. Cat. Davvero? E... No! Giuro, non so, non ce la faccio. Sta ruota, ragazzi, sta decidendo se possiamo mangiare a cena. Ho scritto CR Cat, ma scusate, errore di... CR Cat. È uscito CR Cat. Ah. Quindi la fa scelta? Sì. Confermata? Per forza. Ha scelto la fortuna. Mi dispiace, ma Lightning va alla casa bella. Non volevo adesso farla. Vi annuncio ciò che accadrà agli ultimi 3. Tutti e 3 avranno un'ora di gioco in meno degli altri. No! Ma Dr. Cat la passerà in prigione dovendo stare online.
mentre gli altri semplicemente avranno un'ora di mossa. Meno non peggio è di quello che pensavo. Ma vorrei richiedere alle persone di andare a deridere Dr. Cat mentre starà in prigione, perché bisogna renderla divertente. Bella sta prigione comunque. Adesso annunciamo i vantaggi invece dei primi tre, perché ovviamente non c'era solo decidere la prigione. Certo. Il primo posto, che si è beccato anche la rottura di scatole di aver deciso chi finisce in prigione, avrà un'ora di gioco in più, ma come oggetto. Ah, quindi posso usarla quando voglio. Bravissimo. Bravo. Non sei questa costretto roba è veramente ad utilizzarla. E la puoi regalare a qualunque altro giocatore. È totalmente una tua scelta. È un'arma che tu puoi utilizzare come preferisci. Il buon Loki, assieme a Bella Faccia, vediamo invece, cosa voi, hanno un'ora di gioco in più, ma per forza durante questa settimana da sfruttare. Ed ecco qua il povero Dr. Cat che però aspetta, che secondo me un salutino su TeamSpeak se lo merita, che poveretto dovrà fare un'ora qua, e metto che era poveretto me controllare che lui resterà ad avere un'ora qui. Salve. Salve. E quindi è comodo? Sì, almeno c'è dell'acqua finalmente. Vedi, almeno sei sette, sai. Forse però la puoi usare anche come doccia. Beh, a vari utilizzi, a vari utilizzi. Allora, io resterò qua, sono le 18.20, lei alle 19.20 verrà aperto con il bottone e potrà tornare a vivere ed utilizzare le ore restanti di gioco. Si ricordi che questa scelta è stata presa da Marci. Quindi, se a un certo punto sentirà il bisogno di bruciare casa sua, capiremo tutti il motivo. Ok, ok. Siamo un accendino, visto che sono un po' tantissimo povero. Non ho neanche un accendino neanch'io, mi spiace. Però le posso regalare. Aspetti, perché rischio di finire chiuso dentro anch'io. Forse ha bisogno di un po' di cibo, effettivamente, perché potrebbe morire di fame. 11 di pane, basta, grazie. Tenga pure. Le bastano per sopravvivere? Penso di sì, starò qui a piangere. Resti bello fermo così non consuma il cibo. Arrivederci, ci vediamo alle 19.20. Arrivederci. 1 hour later. Salve, salve. Salve. Non so quanta gente crederà che è passata davvero un'ora, ma è passata davvero un'ora. Sono le 19.20 in questo momento. Il buon Poco gli ha fatto compagnia per un attimo. Ho fatto anche una foto, magari poi la mettiamo il video. Però finalmente ha concluso. Prova del rancore per Marci? Sì. Quest'oggi è il giorno nel quale dovremo tutti votare l'identità del Big Ladro e scoprire chi è. Togliti dalle scatole, via. Scusa, poi li leggi tutti i voti degli altri? Certo. Bello. Ma aspetta, il libro dov'è che era da droppare? Nel carpet. Aspetta. L'hai droppato bene. Questo qua centrale. Esatto. Lei è un cretino. La Stefano, abbiamo fatto. Vai, Poco. Sì. Raga, entrate e buttate sto libro senza fare le clip. Dove sta il ciao, Poco? Bravo, vai, il prossimo, vai, butta dentro. Mi avete rotto le scatole, su. È il momento. Allora, mettiamoci qua. Allora, partiamo dal voto di Sparks. Loki. Ragazzi, io c'ho qualcuno che mi sta respirando in gola. Hai votato me? Il voto di The Mark. Loki. Il voto di Poggo Doggo. Loki. Loki. Questo è il video più bello che abbiamo mai registrato. Il voto di Nico. Loki. Il voto di Lightning. Loki. No. Il voto di Dr. Cat. Loki. Il voto di Carpi. The Mark. Ma come, quarto? No, i miei motivi. Va bene, va bene. Ok, allora, il voto di Kenoya. Bella Faccia. Grazie Marti. Il voto di Carli. Bella Faccia. Ah, perché lo stai dicendo con quel tono? Il voto di Bella Faccia. Bella Faccia. Loki. No, Loki, Loki. Sì, il voto di Loco. Loki. No, vabbè. Il voto di Steph. Bella Faccia.
casa. Il voto di Marci, Loki. Flying proprio, eh? Il voto di Kendall, bella faccia. Mi dispiace. Ma cosa? E il voto di Loki, bella faccia. Ora è giunto il momento. Aiuto. Scopriamo la vera identità. Mezzogiorno. Aiuto. Damn, oddio. Quindi chi è? Che ansia, le palpitazioni. Aiuto. Sì! Lo sapevo! Andiamo per scoprire le regole di questa settimana. Prima di tutto, come funziona la sfida? Abbiamo tutti mezzo cuore. Bisogna portare il proprio timer di gioco a 0 punti rimasti senza morire per guadagnare 30 punti. E se voi state chiedendo, sì, vale restare FK, però dato che abbiamo appena messo che tutta la zona circostante non permette appunto di far passare il timer, bisogna quantomeno uscire dalla zona e stare magari chiusi in una casetta fermi a far passare le ore di gioco. Ok? Ok. Le 5 ore di gioco. E in questo modo potete farvi 30 punti i più facili della vostra vita. A meno che non vi dimenticate di mangiare, in quel caso potrebbe essere un pochino diverso. Per ogni morte con la mezzo cuore si perderanno 10 punti. Ok? Pensavo peggio. Ci sono degli obiettivi bonus per chi è coraggioso e conteranno solo come prova video, quindi dovrete per forza registrare. Poi potete mandarmi le clip se volete mettere nei vostri video, non è importante, ma dovrà essere tutto registrato. Questi obiettivi bonus, vi manderò poi un libro con tutti quanti iscritti, sono killare 10 scheletri, killare 10 creeper, killare 5 blades, passare 30 minuti cronometrati nel Nether, e non vale né star chiusi né star sottoterra, cioè bisogna proprio andare in giro per il Nether per 30 minuti, quindi è una roba abbastanza difficile. Fare il parkour, che qualcuno dovrà già fare obbligatoriamente, capiremo tra poco. Prendere 30 diamanti e non vale il picone con fortuna. Lootare 3 chest in un mineshaft mai esplorato da nessuno. Killare 5 endermen. Killare il warden. Beh, e le cose interessanti è che non saprete quanti punti danno queste sfide singolarmente. Okay. Perché daranno più o meno punti in base a quanti di voi le faranno. Ho sentito uno scheletro rosso correndo. Scappa più che puoi. Fatto. Fatto? Primo achievement. Ok. Ottimo. 2 3. Un altro scheletro andato. Belli, sono strapieni. Un altro scheletro andato. Ok, un creeper. Voglio continuare assolutamente con le sfide di questa settimana con la mezzo cuore, provare a guadagnarci un po' di punti senza schiattare per portarci a casa la pagnotta, diciamo così, durante questa settimana abbastanza complicata. Ma oggi annuncerò anche una di quelle prove di metà settimana tanto divertenti che mi diverto sempre a raggiungere. E oggi secondo me è particolarmente bella, tra l'altro è tutto nelle manifere perché io non ho nessuna speranza con questa prova. Infatti, tutti i partecipanti della Big Vanilla 2 dovranno fare un disegno di una costruzione, piuttosto che un giardino, piuttosto che altre cose che possono essere costruite su Minecraft. I tre disegni migliori che sceglierò io, sarò io il giudice di questa prova di metà settimana perché appunto è una prova un po' più piccola, beccheranno dei punti, ma quei tre disegni che io sceglierò dovranno essere buildati da Marci. Oh no! Che è un bel casino. È un bel casino. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che magari Fere ha fatto un bellissimo disegno di un monastero, ok? Sceglierò il disegno di Fere come uno dei migliori tre disegni, perfetto. Marci dovrà buildare quel monastero. Se ci riuscirà a fare le tre build, prenderà dei punti. Mi raccomando, Ok. Oh, lo vedo! Bellissimo! Vedi? Sì, riesco a vederti! L'abbiamo messo qua di proposito proprio perché così la gente può controllare e guardare gli altri mentre muoiono. Ci manca solo che cado in un buco mentre guardo te. Allora, la cosa positiva è che questo parkour è stato preparato... Ok. Ok. Nemmeno male che mi spunta... Ah, continua a spawnare, è fake. Diceva, è stato preparato da guerra e io conosco il modo di fare di guerra, quindi teoricamente certo che lo conosci. Dovrei poter gestire la situazione. Ma che stavi facendo? 1 2. Finito. Ok, bravissimo, fatto. È morto anche l'altro, nel dubbio. Nel dubbio.
Hai fatto. Che armatura hai tu? Full diamond? No, sono full ferro. Io mi farei full diamond. Eh sì, io non trovati, io vorrei trovare i diamanti. Cioè, ho fatto il mineshaft e ho trovato 9 diamanti. Se ne trovano molti pochi. Devi andare a livello meno 40. Devi Oh, sei chiuso nella barca, puoi venire. C'ero a livello meno 40. Il problema è che da quando c'è la versione modificata delle zone sottoterra, io non riesco più a trovare diamanti. Li trovo molto più difficili di prima. Ok, non ho finito ufficialmente anche sta roba, anche se non ho nessun merito. Ti ho perso, giuro, ti ho perso. No, Marci, questo non è un portale del... Credo che sei finito all'altro portale. Ok, se sei al mio portale a posto. No, sono all'altro, credo. Com'è possibile sta cosa? Perché io sono al mio portale okay, adesso. Ok, sì, io ero all'altro. Ok, sono salvo. Allora, primo disegno. Non c'è bisogno che ti dico chi lo ha fatto. Vabbè, l'ha fatto Carly. Esatto. Cavolo, questo è bello, ma sì. È l'unico mio tranello d'Achille fare le statue. Cioè, non so... Beh, ci posso provare, però, dai. Secondo disegno che, diciamo, rispetto al primo, forse un po' questo stona. Questo è bellissimo. A me perché piace meno, però è bello il tipo di build. Sì, è troppo bello questo. Quello è uno dei miei preferiti, comunque, quello che stai vedendo ora. È una fontana creeper. È esatto. Meravigliosa, indovina chi l'ha fatto. Non lo so, Marco. Poggo. No. Poggo, ok. Poi abbiamo questo che ovviamente è di bella faccia, quindi era abbastanza scontato. Ok. Poi, dopo quello di bella faccia, abbiamo quello di Dr. Cat, che è un altro di quelli che secondo me è tra i più carini in assoluto, che è questo qua. Poi abbiamo questo che è stato fatto da Loco. Ok, questo è pure carino, dai. Che bellino anche suo. Ha fatto un buon lavoro anche lui. Poi, uno dei più interessanti, ma anche uno dei più complessi, secondo me, è questo fatto da Lightning. Questo non saprei come farlo, questo qua. Qui si sono veramente superati. E questo lo ha fatto Carpi. Ha detto che si è fatto cocciare dalla ragazza. Dalla fidanzata. Dalla fidanzata ed è riuscita a fare questo. Sì, questo è molto, molto, molto carino. Poi, questo Nutellina si è pure firmato, lasciamo perdere. Ecco qua. Questo è ovvio, non c'è bisogno di dirtelo. La casa di Kendall. Poi? E questo è l'ultimo disegno perché i partecipanti sono stati appunto 9, se li ho contati bene. Ok, sì. E questo è l'ultimo. Questo di chi è? Di Fere. Questo è bello, cioè tu vorresti fare le statue come nella vita Monte Rushmore. Come nella vita in città 1, capito? È la citazione. Io andrò a scegliere in base a qualità di disegno, ok? Quindi chiaramente l'impegno e l'intelligenza nella scelta di cosa andare a buildare. Perché comunque loro sapevano fin dal principio che sarebbe stata una sfida dove tu poi buildavi. Sì, e quindi avrebbero dovuto pensare fin dal principio a fare qualcosa che è bello da mettere nel mondo. Io ho pensato a quello! Quindi io combinerò queste due cose nella mia decisione dei due disegni da far fare. Perché secondo me bisogna combinare le due cose, perché non era fai un disegno, era fai un disegno di una build che verrà costruita. Certo, sì, sì. Facciamo così, scegliene uno tu, uno io e uno tu. Ok, dai, mi piace. Ok. Allora, sai che io come primo dei tre, nella combinazione interesse della build e impegno, scelgo quello di Lightning. Sono d'accordo. Ok. Perché secondo me è, nello specifico, la seconda costruzione da fare nella zona minigame. Io ho tolto persone perché mi ha detto che prendono tutti i punti. Ok. Allora, le mie ultime opzioni sono le ultime due build, quella di Kendall e quella di Fere. Ok. Però penso e non lo dico. Aspetta. Facciamo una premessa, non lo dico perché sei qua Fere, perché non, cioè perché voglio fare, cioè lo dico perché mi piace come idea. Scelgo quello di Fere io. Sì, sì. Così almeno su 16 test ci siamo tutti. Devo capire dove farlo. Penso là potrebbe essere questa carino. Montagna potrebbe essere sì. Figa, eh. Magari le possiamo fare anche sfalsate, proprio nello stesso ordine che le hai fatte tu. Kendall sopra, Carly un pochino più sì, sotto. Sì, io ne ho messe un po' varie perché ho pensato che tutte in fila sarebbero state brutte, sì, sì. Quindi farle un po', secondo me, così sfalzate, appunto, potrebbe essere una bella idea, semplicissima, permettevi qualcosa. Sì, è figo. Ma poi comunque secondo me è proprio quello il punto, cioè la casa di Kendall è carina. Però alla fine rappresenta solo lui. L'arena no, sì. Capito? L'arena è per tutti.
E quindi nel momento in cui è una sfida di building, secondo me la rendiamo anche più utile così. Facciamo Lui quello di Carly, perché comunque se sto alle ore di lavoro, probabilmente in assoluto quella che ci ha messo più ore assieme a Fere. Sì, e secondo me è giusto premiare anche quel tipo di impegno. Beh, conta che io ci ho messo tipo 4 ore divise in 2 giorni, lei ci ha messo 3 ore e mezzo, quindi... Bene o male. E poi c'ha pure il cappello di Natale, quindi almeno porta un po' di Natale. Però, nella serie. Esatto, devi anche considerare che il suo è molto più bello del mio. Quindi fare quella roba in 3 ore e mezzo è fenomenale, capito? Quello volevo dire. Quindi, ricapitolando, hanno vinto Lightning, Fere e Carly, tutte le ragazze. Esatto. Quest'oggi termina la prova della Mezzo Cuore Challenge e parte la nuova prova. Quindi verrà annunciato tutto oggi, scoprirete la classifica giornata, scoprirete come sono andati tutti quanti e scoprirete quale sarà la prossima prova. Più un sacco di piccole chicchettine, mettiamola così. Allora, abbiamo il buon Locky che ha fatto 100 punti. Damn. E buon lavoro, è cavata. Poi, Loco, 136 punti. 136. Mark, 154. Complimenti! Grazie, grazie, Nico, raga. Scusa, ti interrompo, ma stai andando in ordine? No. Ah, ok. Nel mentre mi stavo casando. Era una coincidenza. Allora, Nico, 174 punti. Molto bravo, Nico. Carpi, 74. 100 in meno. Kendall, 118. Chiamatelo quando avete un'emergenza. 118! Kenoia, 106 punti. Sparks, 138. Perché ha completato due prove da solo senza Kenoia. Poi abbiamo il buon Dottor Cat, totalmente carriato da Marci. 134 punti. Non ha senso. Marci in pareggio, anzi leggermente superiore a Nico. No, pareggio totale, 174 punti. Steph e Fere, 120 punti. Bella faccia, il peggiore della settimana, 20 punti. Ma poverino. Non ho fatto nulla, ragazzi. Non sono io il peggiore. Sì. Carly, 70 punti. Poggo, 30 punti. E Lightning, 40 punti, compresi 10 punti della morte buggata. Ci sta. Ok, se siete curiosi di sapere quanti di noi hanno fatto le varie prove, 12 su 16 hanno fatto gli Enderman, 9 su 16 i Blades, quindi abbastanza più complicata, 13 su 16 il Nether, 16 su 16 i Creeper, che è l'unica prova fatta da tutti i partecipanti, 14 su 16 gli Scheletri, 8 su 16 i 30 diamanti, 8 su 16 chest mineshaft, quindi le tre chest, 6 su 16 il parkour e 7 su 16 il warden. Allora, annunciamo la prova di questa settimana. Dato che stiamo registrando questo video il 12 ed uscirà il 13, siamo vicini a Natale, so benissimo che spariranno la metà di questi partecipanti in cenoni, feste, controfeste, parenti, non parenti, eccetera, eccetera. Quindi entriamo nella fase natalizia della Big Vanilla 2, dove ci saranno per un po' di settimane delle prove molto più semplici e molto più leggere. Sarà un pochino più free to play di fare un po' quello che vi pare, ok? E la prova principale sarà molto semplice. Dovrete fare un regalo di Natale, ok? Ad ogni partecipante della Big Vanilla. Regalo a vostra scelta. E ognuno darà il voto al vostro regalo. Salve! Salve! Buonasera! Se lagherò, se lagherò piangerò. No, ti sentiamo benissimo. C'è il momento sbagliato per lagare, Steph. No, era il momento perfetto, guarda. Siamo soltanto nella prima live di Vanilla 2, non vedo nessun problema. Adesso parte lo spiegone di 40 minuti, così anche i fan... La live è fatta per dimostrare alle persone quanto ci mettiamo a fare gli spiegoni di Steph. Quanto ci mette, Steph? Non è tagliati in editing, ma ora ve lo sorbirete anche voi. In realtà state facendo una figuraccia terribile. Perché? Perché è cortissima la spiegazione. Ah, sì, vediamo. Quindi in realtà verrà dimostrato tutto il contrario di quello che avete appena detto. Cortissima sarà più o meno 15 minuti, eh. Vai, la cronometriamo. Aspetta. La mia vita fa schifo. Dai. Ok, si sta laggando effettivamente. Salve di nuovo. Ma non sappiamo perché. Allora, questa coroncina qua l'abbiamo messa per far venire il desiderio a tutti di guadagnarla e di ottenerla. Perché so che sembrano lontani 1000 punti, ma in realtà con questa live non saranno più così lontani. Stai scherzando? Vi spiego. Ok. Prima informazione utile da sapere, ancora prima di sapere la prova. Ok.
La prova che affronteremo oggi, che dura 2 ore esatte, sì. Comporterà quanti punti si guadagneranno nella prossima live evento. Quindi meglio andiamo come gruppo, tutti assieme, più punti ci saranno in palio nella prossima live. Ok. Ok. La prossima live, ve lo spoilerò, sarà un Hunger Games in un'isola deserta. Dove vincerà una sola persona tutti i punti in palio. Godo. Cosa? Cosa? Potrebbe esserci il Big Re in quella live. Godo. Mamma mia, quanto bello. È il mio momento. Ma dipende tutto da questa di live. Perché se facciamo schifo oggi, il montepremi sarà basso. Ok. Ok? Ok. Interessante. Quindi questa è la live che rende epica o una schifezza la prossima live. Io cioè, in realtà sarà figa a priori, però. No, però scusa, a prescindere, anche se dovessimo fare poco. Oh, chi è questa tastiera? A prescindere, anche se dovessimo fare poco, sarebbero comunque anche 200-300 punti in più per il vincitore, eh? Assolutamente sì. Beh, mica, sì. Mica male. Oh. Mica male a priori, però se arrivi ai punti per la corona è un altro livello. Certo. Ecco. Scusate, okay. Devo abbassare Carpi che c'ha il volume a 12.000 e se abbassa quello che vuoi. Ok, eccoci qua. Ok, quindi ora sappiamo la conseguenza di ciò che stiamo per andare a fare. Oggi siamo tutti in un unico team perché quello che facciamo comporterà il risultato totale. E la sfida non è neanche troppo complicata. Il punto è che non saprete, fino alla fine dell'evento, quanti punti guadagneremo. Ok. Okay. Ok, va bene. Okay. La sfida è questa: bisogna buildare una zona sottoterra. Okay, ok, fatta a stanzini. E in ogni stanzino bisognerà mettere un animale diverso. Oddio. O un mostro diverso. Più animali e mostri porteremo dentro questa zona sotterranea, più punti creeremo per il montepremi degli Hunger Games. Che... sta facendo messi strani. E cercarmi di far dallo zombie. No, fatto. Ok, grazie. Non li vedo. Ecco. Devo liberarmi un po' di... Vai. Ne abbiamo due. Inventario. Non penso che possiamo trovare quello blu, raga. Quindi direi che ce ne torniamo di sopra. Che dite? Prendi anche lo zombie del deserto, l'Ask. Ma lui sta facendo una lettera. No, ma temo che siano tipo 6.000 blocchi. Lei mi sta dissando e io la sto dissando. Quindi ci stiamo dissando in live. Cos'è che state facendo? Perché? Una live orribile. Perché dice che sta facendo una brutta live. E io le sto dicendo che lei deve essere brutta. Tutte le cose belle si sta perdendo. Ragazzi, non vogliamo sentire i vostri litigi di coppia. No, in diretta, no, no, per io favore. Le insulto sempre. Non è un litigio, è la normalità questa. No, ti dicevo che non mi posso portare in barchetta uno zombie per 6.000 blocchi. Cioè, certo no. Che puoi. Io mi ma sono ci metto 6 anni. Ragazzi, quanto tempo manca? Te lo dico subito. 13 minuti. 10 minuti tondi. 10 minuti tondi? Ok, grazie. Porta il tuo gatto qua dentro, poi lo riportiamo a casa. Arrivo. Poi cosa serve altro? Allora, quando manca 5 minuti, quando manca 5 minuti prendiamo il leader. Cioè. Esatto, il wither dove lo spogniamo però. Tanto il mio gatto ha anche il nome. Ah no, quindi... manca il creeper, è vero? Perché era mi era esploso. Quindi proviamo a prenderlo, Maci. Proviamo a prendere il creeper. Cioè, aspetta, prima bisogna fare il buco, ragazzi. Tranquillo. Io ho troppi sentimenti col wither. Vieni qua sotto, Nico. Ma qui farò passare in mezzo a tutti? Raga, gli dà vi odio con tutto me stesso. Che vuoi? C'è l'annuncio ufficiale. Gli Axolot mangiano i girini, io ho fatto un'ora di live per detto, prendere prima, sti girini. Ma aspetta, no, non io ti ho detto di non metterli insieme, ma chi sei cretino? Nome e cognome ce l'ho di chi ha detto no, non succede niente. Vai, un nome e cognome. Dillo. No, 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 è quello con la maglietta rossa, guardalo. Guardalo. Allora, no, no, allora un tubo. Zitto. Hai dato il gioco live. Zitto. La cosa bella è che in tutto questo si è creata il primo lavoro di gruppo. Questa zona resterà. E anche l'ultimo forse. E vi annuncio però un'altra cosa che non sapevate. Questo è l'unico plot twist. Ecco. Tutto quello che manca come animali e mostri si potranno... Potete mutarvi se... Abbiamo anche i fan. Quelli erano i fan di Kendall. Dicevo... Chat, andate a massacrarlo. Hanno riso tutti. Raga, dislike sotto il video di Loco. Dicevo. Va bene, mi prendo le visual. Vai, torniamo. No, tranquillo, Ale. Prego.
Questa sarà una roba importante. Chiaro. La costruzione resta. Tutti gli animali e tutti i mostri che non sono stati presi potrete portarli, metterli. Fermi. E se resteranno in vita guadagnerete dei punti aggiuntivi. E no, sarà perennemente la prova. Questo episodio faremo il regalo a tutti i partecipanti. Dopo una cosa come 10-20 ore di lavoro assieme a Guerra, dove penso di aver avuto un'idea veramente geniale. È geniale, confermo. E il risultato è meraviglioso. Esatto. Oggi facciamo il regalo a tutti. Volevamo metterlo il 25, ma lo sapevamo. Tanto il 25 siete tutti coi regali a magna. Detto, lasciamo il 26 perché questo video deve essere visto. Verrà ricordato negli anni. Anche secondo me. E penso che sia il miglior regalo di Natale che possiamo fare alla gente, perché farà veramente morire dal ridere. E per ora vi faccio soltanto vedere questa roba qua, ok? Che è già e molto non è carino tutto. E non è tutto. Però vediamo. Allora, vuoi anche dire che ci hai speso 100 euro per questo video? Ci ho speso 100 euro, sì, ecco, diciamolo. Sì. Più comunque il mio lavoro è quello di Guerra e aver tutta l'idea. Però va bene, ne vale la ragazzi, pena, perché bisogna impegnarsi. Piangerete da ridere, assicurato. E anche Mark credo che riderà, sì, perché ad alcuni faremo il regalo con la loro reazione, perché devo vedere la loro reazione in diretta, cioè non posso non sì averla. Allora, non ci credo. Mano libera. Ok, allora aspetta. Vado. 3, 2, 1, ti faccio e fai destro. Ok. 3, 2, 1. Senti? Sì. Ok. Continua a sentire. Continua a sentire. Non dite mica con la mia voce. Allora, ti faccio un 3, 2, 1. Quando finisce il countdown devi premere il tasto destro. Esatto. Okay. Ok. No, 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 no. Ma che cos'è sto schifo? Toglietela subito. 3, 2, 1. Ma non mi dire che canta. No. Sono io che canto. Ma che schifezza, ma che schifo cantare io. Come promesso, in questo episodio cerchiamo di concludere la nostra nuova casa. Ferri è andata un po' avanti, ma abbiamo un'aggiunta, l'ennesima aggiunta che facciamo per accontentarvi in questa serie. Un pochino vi odio quando ci chiedete queste cose, però dai, in qualche modo ce la facciamo. Ovvero, oggi vedrete Ferri buildare, perché stiamo registrando entrambi i gameplay. 92 minuti di applausi! Allora, come si è messa? Vai a vedere. Anche dentro ho sistemato un po' il piano di sopra. Però vabbè, sono dettagli che non noti molto, perché ho sistemato un po' il tetto. Quindi mi sono le scale. Ok, vedi? Qua abbiamo il tettino. Più che altro fuori, vedi che ci sono tutte le decorazioni, le finestre. Adesso devo fare quello dell'ingresso. E bene o male ci siamo, gli altri okay, sono dettagli. Ok, carina. Vorrei un attimino sistemarmi un po' di cose. Bello, perché non ce la faccio più. Molto bello, mi piace. Hai visto che è carino? Finito? Per ora sì, dai, vieni, vieni, vieni. Arrivo. Allora, manca qualche piccolo dettaglio, tipo vorrei mettere qualche lanterna qui e lì, ma al momento il ferro scarseggia, quindi adesso magari andiamo a prendere del ferro e poi la termino. Era una frecciatina? No, no, tranquillo, okay. Non era una frecciatina. Poi vorrei mettere dei fiori, un po' di foglie, eccetera, per finire di abbellirla, diciamo tutto attorno, però ci siamo. Big Vanilla 2, evento Hunger Games, avremo soltanto 3 vincitori, quindi primo posto, secondo posto e terzo posto. E ci sono in palio, se ricordate, i 500 punti della live precedente. Quindi quella dove abbiamo fatto tutti assieme in collaborazione il museo. Si sono guadagnati 500 punti totali e di conseguenza abbiamo 250 punti per il primo posto, 150 punti per il secondo posto e 100 punti per il terzo posto. Si parte! Ragazzi, anche il timer c'è, che okay, figo! Vai! Che figo! È il momento, ragazzi! Io su di me non scommetto un centesimo, ma ci proverò. Allora, non so perché... È partita. Ho visto una pistola aggiuntiva, cose strane, penso fosse la lag. Hai sentito il suonettino di Hunger Games? Ne raffiero no, tantissimo Guerra. No, perché ci sono ora, però ci sono. Allora, 100 colpi, regole e informazioni. Allora... Ok, le mie armi possono essere automatiche. Ha spiegato anche la roba delle musiche. Non due come nella Big Vanilla. Credo che Lightning abbia sbagliato account con cui loggare. Ah! No! La prima morte? Prima morte. Io non lo voglio incontrare, Gendel. Oh, oh! Carpi! Ma è morto coso, no? Carpi, Marco ucciso da Carpi. Carpi ha fatto la kill. Sto laggando. Eh?
Sto laggando. No, io vedo rosso. Ma io sto laggando, non posso più rompere i blocchi. Che succede? No, non è che sei fuori zona. No, non mi è arrivato niente in chat. Prova a fare disconnect e reconnect, perché io posso rompere. Provo. Non ho capito se è un limite perché magari sono troppo in basso e quindi Guerra ha messo qualche limite per farti andare su, capito? Non credo. Non posso più rompere. Forse è stato... No, saresti morto, Marci. Però anch'io ho avuto paura, bordo vicino. Che faccio? Tu non stai laggando? No. Tu ancora? Sono intrappolata qui per sempre. Vedete rosso perché siete vicini a zona. Se siete fuori venite distance shotati. Vedete rosso? Sì, c'è stata lag comunque. No, è morto Carpi. No, soffocato, come? Staffi, non posso. Cioè, mi faccio tippare almeno fuori. Sto laggando a schifo, non so se. Secondo me è stata lag. Secondo me è stata lag. Vedi? Vedi. Anche io non posso più rompere i blocchi. E io ho scavato dritta, quindi devo riscavare sopra per uscire. Volevo uscire, non posso rompere. Sì, se è quello. Perché io non sto laggando, ragazzi, altrimenti laggerebbe anche Steph già, quindi. Sì, no, non sembra. Però io il problema è che la zona di vicino non posso uscire. Secondo me c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. Non so se Guerra sta sentendo, però non è lag se Fren non può romperli ancora. È come se si fosse glitchato ad alcuni il poter rompere. Perché che ha laggato non c'è dubbio. Ma poi la lag è passata. Però lei non può rompere. Sì, anche perché puoi vederlo dal mio schermo. Non ti dico fesserie, cioè che è molto. Ma poi. No, però. Cosa? Ho perso una fila di cuori. Ma che succede? Cioè, io avevo la vita piena, non ho preso danno. Probabilmente soffocando. No, non ho soffocato, io non ero... Cioè, allora, Carpi è morto nella sabbia, io sono ferma qui. Ho perso anche una fila di cuori. Random. Non posso rompere. Sono bloccata. È morto Kendall, raga, ma non è vero. Oh, raga, Kendall non è morto. No, Kendall è morto. Ora posso rompere. Ma la fila di cuori Mari, dai. Cioè, mi devo ricomprare medichi. Raga, perché dite che è morto Kendall? Non è comparsa la chat. È morto però, in spectate. Chi è sul loco? Davvero? Sì, sì. Da dove? Non l'ho visto. Sei terza, eh? Zitto, devo tirarmi un medikit. Devi coprirti tutti i lati, o sei morta. Sono morta, non ce la faccio. Mi stanno uscendo i tridenti. Ma vai dietro dall'altra parte della torre, te l'avevo detto. Non ce la faccio, cioè, Steph, dove devo andare? Dall'altra parte della torre. Stavo volendo, negata. Da qui a qui. Certo, non mi faceva mettere i blocchi, perché fai tutto avanti e indietro quando sei in acqua. Uno schifo che chiude in acqua. Dico, secondo me ha sbagliato strategicamente a non rushare su Marci dopo l'hit. Infatti vedi Marci, ma alla fine a me ha filato Marci. Però di nuovo, hit di Nico. Perché ora devi rushare Nico, perché lui si deve bendare. E questo è il momento in cui correre. Ho preso un altro hit. Boom! L'ho detto, stava sparando meglio Nico. Finito. GG, GG. Ci stava sta, sparando no, meglio. Perché Nico poi comunque se l'è giocata molto bene, quindi ci sta. Giusto così, secondo me. Stava. Ogni volta lo stava continuando a tirare hit su hit su hit. Non so che mira ci aveva con sto cecchino, ma gliel'ha tirati tutti dritti in faccia. Guardate la nuova zona quanto era piccolina. Sì, sì. Tra l'altro. Quest'oggi abbiamo la sfida definitiva tra i due che potenzialmente saranno il big re della Big Vanilla 2. È un labirinto. Vi conviene leggere anche i cartelli, che si presenta da solo. Lasciate ogni speranza voi che entrate. 3, 2, 1, prego. Ok. Si va sempre a sinistra o sempre a destra? Io vado in spectate a seguirli e li seguo un pochino entrambi.
È molto buio però dentro, Steph. Io c'ho la night vision. Ah, perfetto, perfetto, bravi. Scale. Non ci credo, sono tornato indietro io, pensa te. Attenzione! No, Nico ha trovato la strada. Mi sono anche shiftato perché... E infatti resta shiftato perché... Ma tu l'hai trovata la strada? Sì, sì, io l'ho vista una volta. Io non l'ho ancora vista, sono E la trova uno dei due, shifta Marci, shifta. È di qua? Ma qui c'è... Ah! Ecco Nico, bravi! Ah! Oh, ma hai visto che è successo? L'hanno comprato entrambi, ma c'è zitto! Ho visto Marci sopra a un certo punto, raga. Zitto! E l'ultima, questa è la fine? Ok, è ragazzi, fine. Qui niente più consigli, si va dritti, è la fine. Ma oh, sarebbe bello trovarla tipo al primo co... L'ho trovata! La madonna che cu... Non è vero. Come? Non ci credo, ragazzi. Non è vero. Non per ci credo, è stato 5 bello... 5 secondi? Di no, 2. Discorso. Discord. Mi ha sparato. Allora, volevo ringraziare tutti quanti, ragazzi, di essere qui. È grazie a voi se sono diventato bigre, non grazie alle prove. Grazie alle prove che ha inventato Steph, non grazie a voi, volevo dire grazie presentatore che mi hai dato questa possibilità. Grazie a tutti, grazie. Un applauso, grazie. È stato proprio un lessico invidiabile. Allora, io vi dico che adesso che sarò al trono, ho deciso che farò delle cose. La prima delle quali sarà eliminare Loco dalla serie. God, qualcuno ha provato a fare un attentato a re. Comunque, non so se avete visto. E stranamente era proprio Loco. Quindi, sì, diciamo che Loco verrà cacciato da qui a una settimana. No, a parte gli scherzi, ecco. Prima di una settimana. Anticipato il tutto. Allora, no, vabbè, cercheremo di fare tante cose belle. Però, le vere notizie ve le dirà il presentatore della serie. Prima di tutto, replichiamo la miniatura. Aspetta, qualcuno può fare lo screen che mi serve? Vai, faccio io la foto, vai pure. Cioè, sei in live, ti prendi il frame poi. Grazie mille, ok. Cioè, posso metterla, quindi? Metta pure. Ora esplode. Oh, guardalo. Grazie. Faccio la foto. Allora, c'è da dire una cosa. Voglio dirla sta cosa. Nella Big Vanilla 1 non ho mai messo la corona di Fere e di Loco. In testa, solo quella di Buddy quando la rubavo, quindi è molto bella, come gratificante, quindi grazie mille. Sta bene, poi, tutto mi giallo. Pare che puoi premere N per attivare le particelle aggiuntive. Bello. Stavi per ammazzare il gatto. È morto? No. Vabbè, al massimo poi stia attento a quando usarlo, non sapevo dei fulmini. Esatto, stia attento. Quest'oggi finalmente entrerà il primo dei nuovi partecipanti della Big Vanilla 2. E ve lo dico già, in totale saranno 3 nuove persone che entreranno. E la prima la scoprirete oggi. Ma sarà molto divertente perché questa povera persona dovrà fare 3 prove per decidere con quanti punti partirà, con quante ore di gioco e con quanti oggetti. E quindi sarà una tortura. Ho fatto nascondere il nostro caro amico dietro lì. Esci amico! Ciao! Forza! Che bello, Fragi! Non so perché l'ha shiftato, si vedeva comunque il nome. Sì, sì. Pensavo uscisse live. Ho rovinato tutto allora. Sarà una giornata molto importante, dato che dovremo votare, vedere il voto di tutti gli altri partecipanti e decidere ufficialmente il primo eliminato della Big Vanilla 2. What? Salve Big Re, guardalo con la corona, guardalo! Guardali qui! Vieni dentro, forza! Muoviti. Ok. Non so cosa stanno combinando. Questo non l'hanno mai riparato, comunque io qua vorrei fare... un reclamo. Siediti. Al signor re che comunque non ripara. Lasciate like. Ah, c'è scritto lì dietro. Vado. Aspetta. Devi farmi la musichetta di suspense. No, vai. Fammi la musichetta. Poro poro. Allora. Poro poro. Oggi. Poro roro. Ah, però l'ho vabbè. Mi ha un po' rovinato il momento. Poro. Oggi il mio voto a malincuore andrà. Dopo la suspense come le trasmissioni. Ah, che noia. Porororo. Devo dire un po' di motivazioni? Sì, come Grande Fratello si danno dei motivi, cara. Allora, non secondo me, perché alla fine è la persona che sta giocando meno. Bella faccia ogni tanto rientra a far qualcosa, quindi comunque almeno ogni tanto compare. Poggo lo stesso ha avuto un po' di casini qua e là, ma so che vuole tornare a giocare, invece che noia, gioca pochissimo, non è più rientrata e quindi mi dispiace, alla fine le cose vanno in questo modo se non vuoi partecipare alle sfide. Ok,
ci sta. Cioè, niente contro che noia, però, ragazzi, se uno poi non se lo vuole giocare, che dobbiamo fare? Mi adesso... dispiace, mi fai fare la parte della persona che... No, no, adesso parte la sequenza di tutti gli altri voti, di chi ha deciso di votare per l'eliminazione, e chiunque ha votato si becca punti, tutti gli altri non beccheranno punti, e lo sapevano questa cosa, l'ho detta, ma qualcuno comunque ha deciso di non votare, interessanti queste scelte, vi farei notare perché tutto questo è un reality, ricordatelo, e... Quindi adesso parte tutta la sequenza e a quel punto annunciamo chi esce ufficialmente. Voto che noia, niente di personale, ma mi ha fatto sgobbare il doppio per creare il bioma, quindi sì, che noia. Sapevo che prima o poi sarebbe arrivato questo momento, ma speravo veramente non arrivasse mai. Mi è stato chiesto di votare chi tra gli ultimi partecipanti in classifica secondo me dovrebbe essere eliminato dalla serie, e ci ho pensato a fondo e il mio voto purtroppo va a che noia. Ovviamente non per nulla di personale, ma perché nella vanilla è quella che probabilmente non entra da più tempo e ha giocato davvero poco, quindi diciamo che nell'ottica delle sfide risulta essere un po' un problema. E quindi nulla, che noia, devo votare te. Salve, salve, salve. Allora, volevo lasciare il voto per quello che secondo me dovrebbe lasciare la Big Vanilla 2. Il voto voglio darlo a che noia, perché sono sicuro che vuole lasciarla, mentre degli altri non so, e quindi per ora voto lei. Un salutone dal vostro Sparks. Qualcuno sta dicendo nomination? Ebbene sì, devo decidere chi votare per la prima eliminazione della Big Vanilla, e sono anche il Big Re, non vorrei fare questa votazione. Devo scegliere tra che noia, Pogo Dog e Bella Faccia. La mia scelta ricade ad esclusione su che noia, perché è quella che non gioca da più tempo. Gli altri sembrerebbe che ogni tanto entrino, quindi a rigor di logica vado ad esclusione e voto che noia. La persona che ho deciso di votare e che uscirà dalla serie, purtroppo, mi dispiace veramente tanto, è che noia. Perché comunque non entra da più di 2 settimane, 3 settimane, ed è evidente che non abbia più voglia di giocare alla Big Vanilla, e quindi ci sta, e secondo me appunto dovremmo lasciare spazio a qualcun altro. Quindi che noia, mi dispiace, ma io voto te. Per noi è passato un secondo, per loro sono passati tipo 2 minutini di vari clip, quindi... con i vari voti, e che noia, è eliminata dalla serie. Ma abbiamo tutti più o meno la stessa motivazione. Un giocatore a caso, scelto dalla magica ruota, deve sempre tornare alla ruota, diventa ricercato. Oh, hello. Il suo obiettivo sarà sopravvivere per più ore di gioco possibili. Dovrà dichiarare su WhatsApp il giorno prima a che ora vorrà entrare nel server a giocare. Questo è fondamentale. Che figata. No, spero di essere io, raga. Per ogni ora di gioco passata senza morire, guadagna 50 punti. Tanta roba. Figo. Se non avvisa il giorno prima su WhatsApp, le ore di gioco non vengono contate, quindi hai sprecato le ore di gioco ma non fai punti. Certo. Quando viene ucciso, qua viene la parte divertente, il player che l'ho ucciso diventa il nuovo ricercato e guadagna 150 punti. Ah, bellissimo. Le regole sono queste. Non si potrà andare oltre il 10.000 blocchi meno 10.000 blocchi, quindi abbiamo l'area da più 10.000 a meno 10.000 totale. Ok, non si potrà andare nel Nether e nel End, intendo per chi si nasconde, quindi per il ricercato. Ok, makes e sense. Quando si sarà dentro 1000 blocchi dal ricercato, avremo un messaggio. Io in realtà questa cosa non ho chiesto a Guerra definitivamente se si può fare, quindi facciamo che si potrà far così. Se non sarà così, cambierà in qualche modo. Ok, quindi se ma io scusa, sono il ricercato... entro... Vai. No, dico, il ricercato deve stare fermo in una zona o può anche muoversi? Rispondo tra poco, c'è già nel copione, signor regista. Scusi. Quindi quando siamo a meno di 1000 blocchi dal ricercato, noi abbiamo un avviso, sei a meno di 1000 blocchi e quindi sai di essere un po' più vicino. 500 blocchi, stesso discorso, fino a 250 blocchi. È il massimo indizio che si avrà su dove sta la persona. Ok. Il player ricercato potrà decidere di nascondersi e stare fermo, oppure di scappare costantemente. Ok. Ok. Bene. That's it. Bello. Figo. E questo mi piace. Molto. Gira la ruota. Sapete che se succede davvero che marci è un casino? Eh sì. Perché abbiamo il Big Ray in palio. Posso dire una cosa? È 2 mesi che dici sapete che, e poi succede quella cosa. Cioè è successo. Soprattutto quando gira la ruota. È successo nel... È successo con la giro delle ruote un sacco di volte. A me andrebbe bene, direi. Secondo me sarà Carpi. Altra cosa. Vabbè, dai, no. Solo i qui presenti saranno messi dentro la ruota. Ah, ok. E sarà un vantaggio per evitare che poi ci capita quello FK che è il wanted e ci spariamo tutti. Ci sta. Chiaro. Okay. Va bene. Allora,
Chi spera di esserlo, tra l'altro? Io non vorrei esserlo, sinceramente. Io voglio andare tantissimo a cacciare. Io sono pronto. E comunque il Wanted, se si trova in uno contro uno, può anche uccidere, eh? Non è che deve per forza scappare. Ah, easy, Ma cioè, se uno contro tre può uccidere, se è forte abbastanza. Sì, beh, però quello è già più difficile. Vabbè, certo, certo. La ruota è pronta. Vai. Allora, però mi tocca registrare lo schermo perché poi dicono Steph è fake, perché sappiamo già tutti che capiterà Marci. No, povero Loco, non potrà uscire. E beh, ma perché dovrà essere il primo? Perché solo chi è partecipante qui presente, cara. Ah, ok. Lui è a scuola. Vabbè, se decidi di studiare invece che partecipare alla Big Vanilla, vieni punito. Ci sono delle priorità nella vita, no? Certo, la Big Vanilla, prima di tutto. D'altronde la gente preferisce andare al Grande Fratello che laurearsi, quindi... Esatto, perché devo tagliarla tutta questa parte. Se giriamo la ruota! Sta rallentando la ruota. Guarda, così? Ah, così? E beh, questo è un bel benvenuto. Allora, ragazzi, dobbiamo annunciare i nuovi partecipanti alla Big Vanilla 2. Segreti che nessuno sa, esatto. E che Marci il Bigre non ha assolutamente messo in miniatura. No. E ora, uno alla volta, potete entrare. Però facciamo entrare quello con... che inizia con la T. Prima entra quello che inizi con la T, per favore. Vabbè, era qui, dai, quasi. Eccoci qua! Eccoci! Benvenuto della serie! Benvenuto! Allora, per chi non lo conoscesse, perché molti non lo conoscono, lui è un ex sviluppatore di Minecraft che è diventato nulla facente e adesso fa la Big Vanilla. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao. Ciao, puoi salutare, non ti puoi dire ciao. Ma l'abbiamo cacciato? Ah no, c'è, ok. Invece l'altro ragazzo può entrare in questo esatto momento! Oh! Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Non sapevano, allora, nessuno l'aveva scoperto dalla skin. Tutti dicevano, è entrato Preston Plays, è entrato... gente estera, no, è entrato Zakes. Vabbè, io me ne vado, ciao. No, dai. Cosa? E niente. Arrivano i benvenuti anche di Carpi e di Kendall che non ci sono. Esatto. E scrivono in chat. Benvenuto da parte di tutti. Un po' triste. Vi accetto, però. Comunque, meglio di nulla. Facciamo finta. Ma no, sì, hai rovinato l'inizio di questa live in una maniera che verrà ricordata. Però, nella storia. Apprezzo la presentazione, è stata molto entusiasmante. Sì, almeno l'ha fatto a lui. Esatto. Ok. Abbiamo deciso il ricercato di oggi. Cosa cavolo è successo? Perché c'è Lollo? Aspettate, che devo muovere su TS, che effetti non può arrivare quando ci ho pensato. Ma no, ragazzi, non lo sapevamo neanche noi, vi giuro. Ma in che senso? Salve! Te lo sapevi? Chi? Fere, te lo sapevi? Sì. Ma che sono? L'abbiamo pensato insieme, io sta Ciao, Lolo! Ciao, Lolo, benvenuto. E non è la sua I! Lo uccidiamo? Lo uccidiamo? Noi. Aspetta, 5 punti per la farm, che iniziamo a pubblicizzare. Allora, in realtà, la cosa divertente è che voi non sapevate che c'è lui, ma lui non sa cosa deve fare. Esatto. Benissimo. E lui non sa che è il benvenuto peggiore che può esistere in una serie di Minecraft. Ti dobbiamo torturare, Lollo. Mi dovete torturare? No, a te sì. Mi torturi te, nella lava. Potrebbe essere una bella cosa. Ok, va bene, finiamola. Esatto. Allora, torniamo qua al centro. Praticamente in questa settimana stiamo facendo una sfida dove una persona è ricercata da tutte le altre, non può andare oltre i 10.000 blocchi, e per 10.000 blocchi vale sia più 10.000 sia meno 10.000, quindi distanza massima abbastanza cicciona. E il tuo obiettivo praticamente sarà, in quanto tu adesso diventi il ricercato ufficiale di questa live... Aspetta, scusa Steph, da regista devo dire, rifacciamo la scena perché non stava guardando, non ti stava guardando, quindi mettiti un attimino qui per favore. Ok. Ok, vai, vai. È sempre fastidioso così lui, Toccarti. No, stai tranquillo. No, ma lui quella. È sempre così fastidioso. La tagliamo, non ti preoccupare. I registi sono esigenti. E dicevo, quindi tu praticamente sarai il ricercato... Okay. E ogni mezz'ora che sopravvivi guadagni 100 punti della serie. Tu considera che con 300 punti, se sopravvivi un'ora e mezzo, saresti già nono in classifica. E se sopravvivo tipo 8 ore? Nessuno farà qua una live di 8 ore. Ok, perfetto. Ma come fa a sopravvivere che è nudo? No, gli do un equipaggiamento. E questa è l'altra parte. L'equipaggiamento lo potrai tenere solo se sopravvivi almeno la prima mezz'ora. Altrimenti ti verrà cancellato tutto e partirai da nudo ma con tot punti. Ah, quindi se sopravvivo poi mi posso anche tenere l'equipaggiamento. Yes. Interessante, siete tutti contro di me? Tutti contro di te, però tu hai 5 minuti per partire e noi abbiamo soltanto appunto questo oggetto
che ci dice se tu sei a 1500 blocchi di distanza da noi, ma non dove. E adesso dovresti poter fare slash wanted. Ok. Perfetto. E ora ti ammazziamo. Da qua in poi è partito il timer. Quindi vola via pure, aspettiamo 5 minuti e veniamo a prenderti. Vola via, uccellino. Ciao. Ma che ciao, addio. È stato bello conoscervi, ragazzi. Buon divertimento. Grazie. Ma voi lo sapete che le elitra senza mending non gli dureranno niente. Gliene ho dato due almeno. Due, però. Guarda che sono ancora in call. No, figurati, poi non ti ucciderei mai, Lollone. C'è una cosa divertente che chiedo a chi è in live, sia da noi che da Lollo, di andare poi a dirglielo. Che non gli ho detto che noi in realtà abbiamo la cosa di poter comprare i power up per speciali. Trovarlo. Però sapete, Kendra ogni volta si lamenta che c'è spiegazioni lunghe, quindi ho messo dei dettagli. No, no, io in realtà vorrei sapere come si fa, perché non lo so. Allora, slash praticamente shop. Slash shop, okay, e in grazie. Questo momento se premi oggetti delle sfide, mm-hmm. hai la possibilità di sapere quanto lui è distante, oppure di farlo illuminare con glow per 5 secondi. Ovviamente il glow ti serve quando sei molto quando vicino. Sei sicuro, sì. Mentre l'altro serve a sapere la distanza tra scusa, te la e coordinata lui. Quanto costa? Perché non c'è scritto. E devi farlo scrollare 10 punti comunque. E non sto scrollando. Lo so, è un po' strano quel coso. 10? Ah, e quest'occhio della visione adesso vi avvisa 1500 blocchi e non 1000. Sì, 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 quello l'ho visto. Quindi 10. Tu considera che 10 punti, sapendo che se fai la kill ne fai 200. Qualche volta, tipo 2-3 volte, si può usare. E possiamo anche decidere se cooperare o se essere ognuno per sé. Infatti, quello che volevo chiedere, qual è la vostra strategia? Io non ho strategia, perché gli esperti qua di caccia mi sa che al momento sono Loco e pochi altri. Forse anche Franci, credo, che se la cavi. Sì, io sono pacifico, non faccio niente. Io vorrei vedere Nico a tryhardare oggi, perché so che Nico sta andando molto easy. Perché sa di aver troppi punti. Esatto. Ma tu devi oggi caccia. Oggi caccia. Cioè, devi dare il benvenuto a chi entra nella ma serie. Ma se partecipo e mi sfruttate per i punti non mi piace. Ho capito l'intenzione. Interessante. No. Enrico, ti do un punto. No. Vada. Allora, io sono disposto a fare team con qualcuno, se volete. Però dobbiamo parlare di accordi con i punti. Cioè, non è che sono la banca d'Italia, eh. Ah, quindi la serie fa l'investimento, ma poi si splittano i punti. Vabbè, però io più che altro. Io più che altro ho bisogno di qualcuno che picchi al posto mio. Perché se io trovo la persona, penso di morire. Sarò il tuo braccio destro. Ok. Io ti prego, no. Però questa è una scelta. Cosa vuoi? Ma perché ogni volta allora, dovete combattere e spaccare l'armatura? Sono 5 minuti, se non ci decidiamo gli diamo più tempo. No, abbiamo 2 minuti ancora di tempo perché è 17.09 e dobbiamo andare a caccia di Lollo. Anziché stare fermi, siete tutti pronti? Io vado a prendere altre litre, cioè altri... Vai, prendi tutte le litre. Ero pronto da prima, perché ero il big ricercato più qualcuno ha detto di no. Vero, Steph? Godo. Ma tu ti ho salvato la vita. Non è vero! Sì, non ce la facevi a sopravvivere contro 10 persone. Non è che siete i più forti da serie comunque qua, sì, c'è Nico. No, perché Lollo ce la fa invece. No, ma infatti è un benvenuto meraviglioso per Lollo. Ah, ok. Quindi è garantito che morirà. Beh, però se fa almeno mezz'ora parte con 100 punti, non è male, dai. Sì, certo, sì. Dici che non dura 30 minuti? Dubito. Dipende da quanto lontano. Ma secondo me sì. Se bravo secondo a nascondersi, me se ne sa giocare bene le è difficile comunque, dai. Però dipende anche da quanto siamo bravi tra di noi, esatto. Io sono sicuro che appena lo vediamo allora, le prende. Un piano. Adesso Nico compra la X e tutti andiamo con la X. No, questo non mi piace. No, ho detto dai, più petti così piccoli. No. Io la X la posso comprare. Ecco, per Kendall. Ma scusami, loco, c'hai 200 punti in più di Kendall. Sì, è vero. Ma mi sembra un po' troppo, no? Ma che sono tirchio. No, qua vale tutto. Ho capito, ma siete già in tantissimi. Dai, io lo compro. Fino a 2 secondi fa ci vediamo. Comprata. Non proprio la X. Quanti ti dà? Da 0 praticamente. Ah, ma wait. Ma non è una cosa che posso usare ogni... Oddio, che è successo al mouse? Non è una cosa che posso usare ogni volta. No, è one shot. Ma allora perché me l'avete fatta comprare adesso? Ma io non te l'ho detto di comprarla ora. Ma io penso che sono un oggetto che posso usare ogni volta. Ma dite che ha senso tornare allo spawn e comprare una coordinata? No. Per vedere spawn. Da 0-0 a che X precisa è. Io come ragazzi vorrei qualcuno che più o meno ha più 2000-2000. Io quasi. Io sono a 4000 e meno 600. Quello che dico io è che se tu fai a 0 e la compri, lui non potendo più muoversi rimane a quella X. E quindi è o a quella X positiva o a quella negativa. E si potrebbe comprare un teleport per tornare a 0-0. Io sto facendo un portale del Nether in realtà, però sì anche. Ah.
Io, se volete, lo posso comprare perché sono una persona generosa e allora, disposta a spendere i soldi, ma voglio qualcosa che in è a 0-0. Compri la X, la, poi la compro anch'io che sono a 10.000, così capiamo quale delle due X è quella giusta. Ok. Carly è 0-0, a posto, vai Carly. Ma Carly non ha punti, poverina. Dai, glieli ridiamo, ma ne ha 160. Vai, glieli ridiamo, glieli ridiamo. Dai. Va bene, va bene, va bene. 5 punti l'uno. Un punto a testa, via. Quel maledetti non ce l'ha bisogno. Esatto, era un po' gratuito. Un po'... Beep. Raga, è morta Carly invece che scrivere. Carly? No, no, è viva, è viva. Oh, e scrivici quanti blocchi sono, ok? Flash shop, poi l'ultimo, l'ultima opzione. Mi sto riparando le litre, che bella suspense. Ma se sia 0-0, io intanto ammazzo maiali qua. Ecco. Così riparo pure io le litre. Oh, stai ammazzando i miei polli. Ma no, aspettate, ma non serve 0-0. Come no? Basta che lo faccio io. Perché, dove sei te? Sono a 10.000 di X. Se mi appare che sta a 4.000 vuol dire che sta a 6.000. Se mi appare che sta a 12.000 vuol dire che sta a negativo. Vai, prego, loco. Sì, ma prima devi farlo Carly. Prendi due punti. Basta che lo faccio io da solo. Sicuro? Sta a 12.000 blocchi, quindi, quindi vuol dire che lui ha meno 2.000 di X. Lui ha meno 2.000? Lui ha meno 2.000 di X. Bisogna settacciare tutta quella roba lì. Ma porca miseria, ma io mi sono arrivato a 50.000. Pensa io che sono a 10.000. Quella di Carly può essere utile o non ha senso a sto punto? No, no, a sto punto no. No. Quindi meno 2.000. Porca miseria, tanto lontano. Sono 6.000 blocchi da me. Allora, 12.000. Io sono a meno 2007, però sono a meno 6.006 e ancora nulla. Io continuo a sto punto con questo gioco e vi faccio fino a meno 10.000, va bene? Così a quel punto io indagherei sul meno 2.000 fino a più 10.000. Va bene. Ci sta. Senso? Non ho capito, ma va bene. Non stavo neanche io. Non mi avete ascoltato, quindi. Ragazzi, io. Nessuno ti ha ascoltato. Grazie, ragazzi. Sempre bello stare con voi. Sentiti libero, Steph, come vuoi. Sono libero di volare? Fai dove ti porta il cuore. Ho capito. Tranquillo. Steph, se vuoi così, se sei a meno 2000, fa comprare la X e vedi se è davvero lì. Che si deve fare? Caccia all'uomo. Hai ragione, aspetta. La faccio io a meno 2000? Esatto. Mentre dovrebbe dirti tipo 0, comunque un numero basso. Sì, esatto. Ok, vai, tra 0 e 100. Se non Flash fa, shop. Dovrebbe non funzionare. 4600 blocchi. C'è un problema. Aspetta, allora, aspetta. Guerra, mi senti? Ho speso 50 punti. Aspetta, forse mi stava già scrivendo. Questo ragazzo vive nel futuro. Chi, Lollo? Guarda che F3A non funziona, guarda, ci ho già provato. No, ma è un problema del server, c'è poco da fare in Minecraft. Cos'è che mi ha scritto 2317? Ah, stava guardando i razzetti con la carne, sto deficiente, altro che mi ha risposto. Oh, non è aspetta che per il meme se ne è andato a meno 2317, no, ma Lollo. Che... Allora, ascolta, guerra, ascoltami. Questa roba della X è scritto male in italiano come fai spesso ed è inteso le coordinate totali tra X e Y? Cioè che è a 4600 blocchi da me in generale? Tra X e Y o solo la X? Perché se solo la X c'è qualcosa che non funziona. Z, comunque non X, Y. Allora, caro. No, perché sono stai parlando diverse con un professionista. Ma sono due cose diverse. Lo so. Ok, sta iniziando a rispondere, sta iniziando a rispondere. Cerchiamo di capire. Oh, mi sto incasinando con tutti questi numeri e non ci ho più capito niente. Tu stai tranquilla, Billa. Stai billando? No, sì, sto arredando casa. Ma la nuova? Sono arrivati i mobili di Ikea. I mobili di Ikea sono arrivati, ok. Sì, sì, sì. Sta facendo la casa gatto. Esatto, perché mi insultano tutti che non l'ho arredata, quindi ho detto oggi l'arredo. La distanza delle X, quindi se Lollo è da 1000 e tu sei a 3000, la distanza è 2000. 2000 years later. Sarà l'unico indizio che avranno. Non ti vedo. Qualcuno può mettere... Glow, quanto costa il glow? È Francia ancora. Costa 20, io 20. Ne ho usati troppi. Basta, ora tocca a te, Carpi. Dimmi il comando e lo faccio. Slash shop. Ok, e vai, poi l'ultimo in basso e poi l'ultimo. Siete tutti qui, però, tutti qui? Aspetta. Ok, ditemi quando siete in posizione e lo compro. Vai ora che puoi guardarmi. Ok, shop. Io non caccerò, raga, quindi sto facendo questa cosa perché io non caccio. Tiri. No, io sono rimango a telecamera. Ok, 3. Vai. 2. Uno, go. Non l'ho visto. Niente, non niente, è qua. Niente. Oh, raga, bisogna capire qual è la distanza del glowing. Perché se è 30 blocchi non ha senso comprarlo. Beh, è 50 blocchi, mi pare, il glowing. 50, allora, se lui è a meno 2,50 da noi, è difficile comunque vederlo. Sto salito a 2,50, quindi sarà sopra. O sale da un pillar. Raga, cerchiamolo. Cerchiamolo.
Perché se è così vicino sia a noi che a te, vuol dire che per forza qua da qualche parte. Però se ha usato l'elitra probabilmente cambia posizione. Però ha usato l'elitra in caverna o fuori? Non lo so. Ho sentito un razzetto soltanto proprio vicinissimo a me. E tu sei a meno 20. O a Y20. Senta. Ora sono a 40. Ok, quindi l'ha usato in caverna. Non guardiamo più niente. L'ha usato in caverna allora. Step sta segretamente guardando. Forse... No, ma qua... A meno che ho trovato un'altra caverna gigante come questa, cioè io non lo userei. Allora, c'è una caverna, ma non mi sembra che ci sia l'uscita. Quindi non capisco. Qua vedo luce naturale. Da dove cavolo viene sta luce? No! Da dove viene sta luce? Sto per morire. Allora... 9 minuti... C'è luce? Perché c'è luce a meno 12? 9 minuti ai 150... ai 100 punti aggiuntivi. Definitivi, tra l'altro. No, vabbè, a sto punto vince. No. Ma non schianta! Oh, non ci credo, ma come hai fatto? Oh, leggenda! GG! Dov'era? Penso abbia usato un razzetto per uscire e ha piazzato i blocchi di Ipslate. Ma era qua vicino a noi, quindi? No, era in alto. Mi sono dimenticato che, dato che ha vinto appunto il, diciamo, il voto popolare all'interno dei partecipanti della serie per introdurre dentro il gioco delle cose che semplificano l'uccisione del Big Re, vi faccio decidere a voi. Quindi potete proporre nei commenti ciò che secondo voi ci potrebbe stare da aggiungere in gioco, ok, da poter comprare tramite Slash Shop, quindi compariranno qua da poter comprare, per quanti punti e che cosa. Abbiamo il pugnale del destino, 2000 punti, e l'arco delle catene, 500 punti. Qua, se mettiamo il cursore sopra, ci dice cosa fa. E alla fine è diventato un arco che, se vieni colpito, non puoi più utilizzare l'Ender Pearl o i razzi per un tot di secondi, e fa molti più danni se si ha la corona, ovvero il doppio del danno di un arco normale. Se invece non hai la corona, fa il danno di un arco normale, ok? Quindi è bello forte, ma costa infatti 500 punti, e secondo me può dare molto una mano a killare il Big Re. Questo invece... Questo pugnale è in grado di uccidere istantaneamente qualsiasi entità colpita. Attenzione, se questo pugnale farà il suo effetto, si distruggerà. E di conseguenza è monouso, 2000 punti, che sono veramente un sacco, però permette di porre fine a qualunque Big Re. E secondo me, quando c'è un Big Re molto cattivo, potrebbe valerne la pena, ecco. Assolutamente sì. Una roba del genere. Un re che ti sta antipatico. Perché magari vuoi esserlo tu. Video speciale di intermezzo di una cosa che mi è venuta in mente da fare che potrebbe essere carina. In pratica andremo tipo, non lo so, lontanissimi. Okay, ok, te lo dico così brevemente al momento. Costruiamo una base segreta, ok? E chi troverà quella base segreta si beccherà 1000 punti. No, sono troppi. No, tranquilla, perché no, andiamo troppi. Tanto lontani. Ho capito, ma sono troppi. Sì, ma andiamo entro 250.000 blocchi. Ma così fai esplodere il mondo, cioè quello è un altro problema ancora. Quello non ci riguarda troppissimo. Carino. Oh my. Almeno mettila al centro. No, è dispari. Cioè è pari e quindi capito. Ma facevi una base... Va bene così, sta. Metti un po' di vines, dai. Aspetta, non ho finito. Non sei pazzo. Secondo te lo lascio così, quest'albero bellissimo. Oh. Terribile. Oh, guardalo, guardalo. Bello. Potente. Almeno dall'occhio, cioè ti rendi conto che è qualcosa di strano. Se non capisci. Lo vedi stai male, mettiamola esatto, così. E capisci che potrebbe essere questa la costruzione particolare. Allora, le vines le spammo un po' ovunque e poi loro crescono, no? Sì, anche nel tronco. Sì, ci sta, anche se il tronco è tutto già un po' coperto da foglie, quindi forse non servirà molto, però... Vediamo un attimo. Punteggio add. Nome della persona è Steph il Magnifico. O li puoi dare a me la stessa cosa. Magnifico. E 1000. Esatto. Ok. Ma lo vedono tutti? No, ok, da me non si è visto. Poi slash punti 1000. Perché okay. Altrimenti sembra sus come cosa, no? Ok, perfetto. Ma guarda che bello. Ecco. Cioè, solo a vedere questo ti viene voglia di esplorare il mondo e di cercare il One Piece. Facciamo prima il recap della prova dei bunker. Sì, dei bunker, dei ricercati. Buongiorno. E poi vi do la nuova prova. Zexon ha fatto una kill. Nico ha fatto una kill.
sull'Hollo in live. Loco ha fatto la kill. Ma guarda, Loco ha ucciso subito Zaxxon impedendogli di diventare lui il ricercato. E infine Mark ha killato Loco. Tra l'altro, discutibile. E ricordiamoci 150 punti per kill. Però signor Steffi, io dovrei chiedere una cosa. Mi dica. Io ero degli ultimi 6. Si ricorda che gli ultimi 6 prendevano per 2, no? Aia. Hai ragione. Quindi dovrei dovevo prendere 300 al posto che ci sono 150, no? Lei mi ha appena ricordato delle cose che ho dimenticato e potrei aver sbagliato un sacco di calcoli. Trill è quello che è durato di più perché quando Trill è iniziato non c'erano tutti i power up vari e quindi era più difficile trovare il ricercato. Ed è sopravvissuto per 5 ore e 37 minuti. 5 ore, perché i minuti non contano. È stato bravo, secondo me, e si fa un bel po' di punti. Il buon Loco invece ha fatto 3 ore e 50 minuti. Mark 3 ore e 1 minuto. Assurdo, 150 punti. E invece Lollo è riuscito a fare 1 ora e 25 minuti e faceva 100 punti. Mi stavano in mezz'ora, non mi ricordo come funzionava. Comunque quelli punti sono stati dati in live e lui per 5 minuti non si è beccato l'ultima botta di punti. Andiamo su qualcosa di più chill. 8 ore di gioco prima di tutto, così la sapete subito. Ok, ottimo. Sì. Tante ma non troppissime. Non saprete quanto dura questa prova. Quindi potrebbe durare 7 giorni, come 10, come 14, come 8, 9, 6, 2. Sfida di build, ma particolare, perché entriamo in 4 ristoranti e io divento Alessandro Borghese. Oh, oh, siamo magna finalmente. Vabbè. Scusate, come facciamo a fare... No, non sto riuscendo a capire. Non ho capito. È una versione modificata. In poche parole, sarà una sfida di build a piacimento. Potete buildare letteralmente qualsiasi cosa, ma ci saranno 4 criteri, come fanno appunto in 4 ristoranti. E verranno valutate la creatività della build che farete, l'utilità della build che farete, la bellezza della build e la location. Dimmi tutto. Andiamo nel castello del re, serve una location adatta, secondo Steph, me. Quello che penso. Sì. Un'ascia. Acqua. 5 euro. Vado. Non è possibile. Saranno gli unici 5 euro della serie. Esatto. E dato che non mi piace semplicemente seguire i meme, hanno anche un potere. No. Sì. Non è vero. Dimmi che non armo più. Aspetta di utilizzarli perché devi decidere se li vuoi provare. Ok, stavo se già per cliccarci. Se tu fai tasto destro con quell'oggetto indicando un giocatore, ti giochi al 50% di possibilità di vincere 5 suoi punti o di perdere 5 tuoi punti. Slash punteggio add. Steph. Io ho la S maiuscola, giusto? Steph. Sono sei tu come il tuo magnifico. Nome. Magnifico. Anche la M. Ok. Ma è giusto perché avevi anche la M maiuscola. Credo che abbia funzionato. Andiamo a vedere la classifica. Vai a vedere la classifica. Che qua mi viene la paura. Sto facendo la scena da figo e tu la stai un po' rovinando. Cioè è un momento molto importante della serie. E secondo me la stai rovinando tu che non sai manco scrivere il tuo nome. E ma chi se lo ricorda con l'accio di maiuscolo? Ho sbagliato il nome. Vedi? Vedi che sono pagliaccio. Era anche la M maiuscola. Comunque sei come quei compagni delle elementari, ragazzi. Penso che li abbiate avuti anche voi. Quelli che non sanno scrivere il proprio nome e cognome, immancabilmente lo sbaglio. Dico, ma come accidenti fai? Che è la prima cosa che impari nella vita. Vabbè. Siamo primi. Siamo primi in classifica. Perché ti sei dato quei punti? Adesso capirai. Allora, dovete sapere una cosa, questa è la premessa. In questa serie ci sono 3 ruoli importanti. E il Big Re non è il più importante, e nemmeno il secondo più importante, ma è il terzo ruolo più importante della serie, perché il Big Re è terzo. Sì, Carpi! Porca miseria, ma fate fare la Steph! Il terzo è il Big Re. Il secondo è il presentatore. E voi direte, allora, chi è il ruolo più importante della serie? Siete voi spettatori, perché se questa serie smette di interessarvi, la serie sparisce e quindi non conta più nulla il presentatore perché non ha più nulla da presentare e non conta più nulla il Big Re. Beh, ma come i reality, quando non interessano non vengono rinnovati. I reality, quelli che guardi in TV, cioè è presente quando noi guardiamo... Ma ho visto anche un'altra roba, c'è una pecora a testa in giù da qualche parte, sembra una roba stranissima.
non riesco a restare in serio. Guarda lì in giro, l'ho vista mentre volavo. Bene, non è il momento, non è il momento, stiamo facendo un discorso. Ti diciamo, il discorso serio è presente come quando noi guardiamo i reality, tipo sì, le guardi una stagione e poi non fanno la stagione 2 perché non è piaciuta abbastanza, stessa cosa. La stessa identica cosa. Di conseguenza, tutta questa premessa è per dirvi, il presentatore ovviamente è più forte del Big Re, ma non abuso del mio potere perché non è importante in questo momento fare chissà quali grandi cose. Ma, in quanto presentatore, devo tener conto degli spettatori, del pubblico, che è il ruolo più importante della serie. Di conseguenza, perché mi sono dato 2000 punti? Perché in questo momento il Big Re è troppo tranquillo, è troppo pacifico, non sta soddisfando abbastanza gli altri. Cioè c'è quella situazione di stallo dove il Big Re da una parte non è troppo cattivo ma nemmeno troppo buono, non piace abbastanza ma nemmeno troppo comunque assurdo, è assurdo qualunque video io faccio parlato, mi devo... esatto. Se gli do una spalata lo stendo. Dicevo, ce la puoi fare a finire sul discorso, dai Steph, che crediamo tutti in te. Di conseguenza è un buon momento in cui mettere in discussione la testa del Big Re, ovvero di Marci, ma come sempre questo è un reality, quindi funzionerà in questo modo. Io prendo il pugnale del destino. Oh no. E di conseguenza noi con i punti torniamo esattamente dove eravamo. Ho visto. Hai visto? Sì, eccoci. No, che a posto. Torniamo esattamente dove eravamo. Ma... io lo userei contro Kali. Anch'io. In questo momento... Lo faccio. Una volta. Ma poi come fai? E mi ridò i punti. Vai. Boom! Per tutte le volte che ha disturbato le per tutte le volte che ti ha lanciato gli oggetti addosso, per tutte le volte che ti ha interrotto mentre parlavi, ha esultato. È morto e deciso di far cadere l'inventario. Questo è il nuovo aggiornamento. Adesso poi ve lo farò vedere meglio anche questo, però avete già scoperto parzialmente. E sei l'unica preoccupazione, signor Guerra, io ho il pugnale... No, come? Il suo effetto si distrugge, non si è distrutto, signor Guerra. Questo è un problema, meno male che l'hai scoperto. Ho ancora il pugnale. Dicevo, dato che è un reality, io non metto la certezza che questo pugnale verrà utilizzato per uccidere il Big Re. E soprattutto io sono il presentatore, quindi io non voglio il ruolo del re. Quindi cosa faccio? Apro un contest per i partecipanti della serie, dove hanno entro mercoledì, compreso appunto mercoledì, per convincermi del motivo per il quale dovrei donare a loro questo pugnale che potranno utilizzare per favori Marci. Non saprete più nulla, da qui in poi voi non saprete nulla, se darò il pugnale, se deciderò di non darlo a nessuno, a chi lo darò, non saprete nulla. All'improvviso potrebbe succedere il fatto che io do questo pugnale a qualcuno e questa persona ammazza il Big Re e diventa il nuovo Big Re della serie. Ma voi non saprete più niente da qui in poi e non saprete quindi se deciderò di darlo o meno. Perché se nessuno mi convincerà abbastanza, io questo pugnale lo cancellerò semplicemente. Se invece qualcuno mi soddisferà a sufficienza, gli donerò il pugnale che gli permetterà, come avete visto, di far fuori istantaneamente il Big Re. Quindi avete entro mercoledì sera per, in un vostro qualsiasi video, convincermi che sareste degli ottimi Big Re e perché dovrei rendervi Big Re. E considerate che per me la cosa più importante è quanto riuscirete ad intrattenere il pubblico di questa serie. E vediamo cosa succede. Interessante. Nulla di più, nulla di meno. Adesso vi faccio vedere invece l'altra novità. Praticamente come funziona. Allora, facciamo che mi do in questo momento 30 punti, ok? Io mi faccio fuori. Facciamo una prova, va? Fammi fuori. Okay. Voglio vedere se funziona veramente. Guerra, ti spacco l'anima. Ti stai sentendo questo video? Ti spacco in due. Doveva rompersi, invece non si rompe. Ce l'hai ancora, vero? Assolutamente sì. Guerra, cioè... nascosto in ok, allora cosa? La morte cosa? Ti ha toccato, noob. No, tanto dobbiamo fare un update per modificarlo. No, non c'è più. Tranquillo. No, scusa, mi sono confusa. Avevo visto male l'inventario. Quando guarda che figo. Quando muori, bellissimo, puoi scegliere. Scegli il tuo destino. 0 punti ti cade l'inventario, oppure 30 punti non ti cade l'inventario. Prova. Quindi se io premo questo, no, spendo 30 punti, ho tutto il mio inventario, tutto giusto, tutto messo bene, nelle stesse posizioni, però appunto perdo
La classifica si sta aggiornando più lentamente, però... Qui è l'ingresso, prego. Questo è l'ingresso. Firmato con le mie iniziali, ho dovuto guardare un tutorial, è stato difficilissimo solo fare delle P sui banner, ma alla fine ce l'ho fatta. Le ho mandato io il tutorial. Sì, esatto, me l'ha cercato Steph perché stavo impazzita, però sono riuscita a seguirlo. Si entra in questa stradina con lampioni, una bancarella alla sinistra. Esatto. Potresti mettere però delle signe con tipo il cibo. Sì, ma infatti ti ho detto, mancano ancora qualche dettaglietto, non è del tutto Panchinette. Terminato. Ho fatto anche il cestino, guarda. Pam, questo è il cestino. Qua abbiamo il primo minigioco. Il primo minigioco. Guarda, dove... ti faccio vedere. Ce l'ho io l'arco, tranquilla. Ah, perfetto. Hai frecce? Sì. Allora, credo che ci sia un problemino. Ah no, ha funzionato. Zona picnic. Guarda che carini che sono. Da questa parte, dove ci possiamo sedere, mangiare una torta, eccetera, eccetera. E poi, infine, abbiamo appunto il minigame che avete visto anche la scorsa volta. Esatto. Del basket. Avremo la valutazione assieme di chi si è candidato a diventare Big Re. Ovviamente tutti gli altri automaticamente saranno già fuori dal discorso donazione pugnale a me. Allora, Marci sì, Nico sì, Loco sì. E Tride no. Kendall no, no, tu no. No, Mark sì, Sparks no, Jackson sì, Lightning Carpi no, Dottor Keto no, Loki no, Lollo sì, Franci no, Carly no e Pogo e Bella Faccia no. Okay, ok, chiarissimo, ci siamo. Allora, parliamone. Prima di tutto, Marci. Allora, Marci ha provato in un certo modo a corromperci. Ah, ecco, ecco. In due modi diversi, perché da una parte ci ha proposto la nostra casa bellissima della Big Vanilla 1. Esatto, rifatta praticamente perfetta in quasi tutti i dettagli. Che è tanta roba. Tanti feels, soprattutto. Tanti feels, è tanto bella. Però io dico sempre la stessa cosa. Io sono la seconda cosa più importante della serie. Quindi non bisogna pensare modesto a me. Bisogna pensare a voi. Voi pubblico. Siete voi il numero uno. Quindi lui doveva propormi qualcosa per voi, non per me. Per me certo mi tenta, ma io sono tentato da tante cose. D'altronde ho il potere di fare grandi cose in questa serie. Eppure riesco, come vedete, a controllarmi, a non fare determinate cose. E quindi Marci è stato interessante. Però poi è passato alle minacce. Ma che mi stai con io? E ha detto che se lui muore potrebbe diventare un Big Re cattivo. Cioè, potrebbe diventare cattivo nei confronti del nuovo Big Re, anzi. Però, però anche io dico, quello per me è perfetto, perché infatti voi vedreste guerra, rabbia, intrighi, gente che si tradisce, gente che si fa gli agguati. E quindi Marci mi hai soltanto convinto, sotto quel punto di vista, a fare in modo che tu non sia più il Big Re. Devi sono stare, d'accordo, devi esatto stare attenta come ragioni, perché qua l'obiettivo è il divertimento del popolo, ok? E tu hai proposto divertimento per il popolo. Poi abbiamo Lollo. Lollo è stato abbastanza breve. Tendenzialmente ha cercato di giocarlo sulla posizione dell'essere arrivato dopo nella serie e quindi essere indietro coi punti, e che quindi gli farebbe comodo diventare il Big Re. Però anche qui ci interessa qualcosa? No! Assolutamente no. Non ci interessa niente che lui è indietro con i punti. È colpa sua? No, perché è entrato dopo nella serie. Però il Big Re serve a ben altro. E quindi non lo so. Però ne parliamo dopo, perché poi delle considerazioni aggiuntive. Qua sto valutando solo certo ciò che hanno detto. Ok? Non sto valutando tutto quanto. Poi abbiamo Mark. Mark ha fatto una bella proposta, ma più che Big Re io... sto pensando di... a un'alternativa. Ad un'alternativa, esatto. Ecco. E quindi Mark è fuori dai giochi per me in questo momento dal Big Re, ma c'è per altro. Poi abbiamo Loco. Loco con il video è stato uno di quelli che mi ha convinto di più, devo essere davvero sincero. E sì, perché ha centrato il punto, ha proposto delle cose interessanti, c'era l'energia giusta, ha fatto subito il video... per proporsi, ha parlato del suo vecchio curriculum. Ma quindi toglimi una curiosità, lui per 8 minuti ha fatto la proposta, cioè sì, proprio 8 minuti. 8 minuti di proposta. E quindi vedi, comunque almeno è stato c'è molto... c'è il desiderio, capito? Esatto. Ha anche dissato parecchio il re, in vari modi, il Big Re sì attuale, in vari modi, dicendo che è troppo passivo, che ad esempio lui punirebbe chi prova ad ammazzarlo, piuttosto che il fatto che non fa abbastanza cose particolari, che lui sta più dentro il server. Gli hanno detto tante. È interessante. Erano quasi un dissing come video. E quindi... però noi li apprezziamo i dissing. Sì, noi li apprezziamo quindi i dissing. E poi abbiamo Jackson, che sinceramente ha detto non ti dico le cose perché altrimenti non c'è gusto. Però io così ho poco da valutare, signor Jackson. Lei mi sta molto simpatico, quindi i punti simpatia ci sono.
Però magari non ci sono i punti re. Non ci sono i punti re, temo. Temo i punti simpatia sì, ma niente di più. Dovrà essere più convincente in futuro, secondo me, se vuole ottenere un ruolo così importante. E poi abbiamo Nico, che d'altronde ci abbiamo anche parlato nel video che è uscito mercoledì, esatto. Anzi giovedì, della Big Vanilla. Lui d'altronde ci ha detto: io sono secondo, sono quello secondo con più punti, ed effettivamente di base lui è il candidato migliore. Però c'è un problema. Ammetto che mi sono dimenticato di guardare il suo PowerPoint. Cioè, ho guardato i video di tutti. Però c'è anche PowerPoint. Perché io poi sono stato chiamato al telefono quando stavo finendo di guardare tutti i video. Poi mi ho detto che dovevo arrecare. E ti sei dimenticato. Proprio Nico. Proprio sì. Nico. Però vabbè, c'è ancora tempo, non dobbiamo prendere la scelta. Non dobbiamo prendere la scelta. Quindi ora puoi comunque recuperarti la presentazione, anche perché quella la voglio vedere pure io, sono sì, molto curiosa. Però io vi dico questo: tra le presentazioni, quella di Loco è sicuramente la migliore. Mm-hmm. È quella che mi ha portato di più verso una direzione. Ma io avevo due candidati in testa che secondo me possono far molto bene, che sono Nico da una parte, perché è secondo, perché l'abbiamo visto impegnarsi in tutti i modi possibili, perché sono curioso di vederlo come re, sono curioso di vedere come sarebbe in quanto re. E Lollo, che secondo me potrebbe essere interessante come re. E quindi ho queste due persone un po' a priori, però poi appunto valuto anche le candidature. Cosa facciamo quest'oggi? Oggi si chiude la prova dei quattro ristoranti e si chiude in un modo molto interessante, perché non lo sa nessuno. Come ogni volta che vado in live, la gente non sa niente di quello che decido. Noi andremo in giro a vedere la costruzione di tutti quelli che hanno partecipato, ok? E il voto per ogni categoria sarà deciso dalla media del mio voto in quanto presentatore, del voto di tutti i partecipanti che decideranno di esserci quest'oggi in live. Quindi è un vantaggio esserci oggi in live per i partecipanti, ma loro non lo sapevano. E il vostro voto. I punti quanti saranno? I punti non ve li dico adesso, compariranno direttamente, perché voglio farmi un po' di calcoli, perché è stata una sfida molto impegnativa per chi l'ha fatta, quindi pagherà bene. Però devo farmi dei calcoli per fare in modo che paghi bene, ma che non sia né OP né appunto troppo poco. Io ancora non ho capito chi ha vinto il pugnale, raga, non lo sapete semplicemente. Esatto. Non sapete né se qualcuno lo ha vinto, né se appunto qualcuno ce l'ha già e chi è. All'improvviso quella persona potrebbe pugnalare alle spalle Marci. Potresti ancora averlo tu. Esatto. Potresti ancora averlo tu. Potenzialmente okay. Sì. Dov'è Marci? Sono già scappato. Ma in realtà sono davanti a casa mia. No, io Fede, so che tu c'hai il pugnale in ti mano. Devo far vedere la cosa.